Buongiorno, ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta come ogni giorno. Vi ricordo subito alle 12.30 la conferenza stampa del governatore Zaia dall'unità di crisi di Marghera. Come ogni giorno si parlerà dell'evoluzione dei contagi Covid, contagi che sono diminuiti in queste settimane, ma si parlerà anche dei vaccini e quindi di tutta la campagna vaccinale. Sentiremo dunque che cosa dirà il governatore oggi. Ma la politica anche in primo piano, perché oggi in questi minuti il Mario Draghi si è recato al Quirinale per parlare con il presidente Mattarella per formare il nuovo governo istituzionale. Non so se abbiamo già in linea con noi Achille Variati, sottosegretario all'interno. Non lo abbiamo ancora, per cui possiamo andare avanti. Lo abbiamo visto arrivare pochi minuti fa al Quirinale, poi vedremo che cosa dirà o se dirà qualcosa il presidente Mattarella o Mario Draghi stesso. Dunque, andiamo avanti in attesa di avere il sottosegretario all'interno anche per capire che cosa pensa e come sarà, che cosa accadrà in questi giorni che cambiano davvero il volto politico del nostro governo, poi sentiremo. Intanto io ho qua due ospiti, parliamo non solo ovviamente di politica, non solo di Covid, ma parliamo anche di altro, parliamo di furti, perché negli ultimi giorni, nelle ultime settimane ci sono stati diverse operazioni, diversi arresti per droga. Quindi vi presento subito il tenente colonnello Marco Turrini, comandante del reparto operativo dei Carabinieri. Buongiorno, buongiorno a lei telespettatori. E lo abbiamo di nuovo con noi, il direttore della SERD di Treviso. Buongiorno. Dunque, non so se possiamo far vedere in questo momento, prima di parlare con loro, il sondaggio che abbiamo lanciato ieri sul governo, per vedere un attimo i cittadini che cosa hanno. Ecco, il sondaggio era: governo, a questo punto meglio le larghe intese. Guardate, il 33,9% ha risposto di sì, invece non sono d'accordo il 66,1%. Dunque, questo era il sondaggio che abbiamo lanciato ieri. Se vogliamo parlare, ora parliamo di furti, perché vedo che il sottosegretario evidentemente è impegnato, vediamo se riusciamo a contattarlo per i prossimi minuti e abbiamo anche un video, a questo punto lo mandiamo in onda ora, un video promozionale, non so se lo possiamo mandare in onda ora, dei Carabinieri, perché è stata fissata per il 16 febbraio 2021 la scadenza per la presentazione delle domande per partecipare al concorso per l'arruolamento al 203° corso dell'Accademia Militare per Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Lo possiamo mandare in onda? Seguire le proprie ambizioni è l'istinto più naturale del mondo. Dedicare la propria esistenza al servizio degli altri e aggiungere al mondo se stessi. Dipende tutto da una scelta, perché la strada che prendiamo è ciò che un giorno diventeremo. Se la tua scelta è aiutare gli altri, scegli di diventare un ufficiale dei Carabinieri. Se hai compiuto 17 anni e ti stai diplomando, consulta l'area concorsi del sito www.carabinieri.it. Colonnello Turrini, le prospettive per questo arruolamento, qual è? Sì, beh, questo darà la possibilità ai vincitori di concorso di misurarsi in una professione dove, al di là degli aspetti legati ovviamente alla carriera, alla retribuzione, però indubbiamente c'è la possibilità di contribuire veramente al futuro delle comunità, gestendo nelle comunità dove veniamo impegnati veramente quelle che sono le principali problematiche. Poi parleremo del certo problema della tossicodipendenza, ma anche altri reati che purtroppo sempre più riguardano le nostre comunità, i reati di violenza di genere, la criminalità in genere. Quindi è veramente un porsi così in primo piano e come protagonisti al servizio dei cittadini, come l'Arma dei Carabinieri fa da ormai oltre 200 anni. Poi mi verrebbe la domanda: che cosa significa essere un carabiniere? Beh, sicuramente, ecco, è una professione del tutto particolare, dove ovviamente, ecco, la spinta ideale la deve fare da padrona. Quindi essere carabiniere veramente impegna ciascuno di noi a 360 gradi in tutta la propria giornata. Non si smette mai, ecco, la divisa, ma si cerca sempre veramente di fornire così un servizio a quelle che sono le comunità dove ci troviamo impegnati a lavorare quotidianamente. Ecco,
Abbiamo parlato di furti ma anche di droga. Due arresti sono stati effettuati ieri proprio dall'arma dei carabinieri di Treviso, di Montebelluna se non sbaglio. Però vedo Achille Variatti, sottosegretario all'interno. Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno anche al colonnello che è con lei questa mattina. Buongiorno. Senta, sottosegretario, siamo arrivati un po' al dunque. L'incarico, abbiamo visto arrivare Mario Draghi oggi al Quirinale. Insomma, si cambia un po' il volto a questo governo, ci si attendeva, si sapeva insomma che era si aspettava un governo istituzionale. Si era lavorato per un governo politico, secondo la sana tradizione di una democrazia parlamentare, cioè c'è un governo che si basa su una maggioranza e una opposizione. Questo non si è riusciti a ottenerlo, sostanzialmente Renzi si è messo di traverso e quindi la questione si è chiusa. Il Presidente della Repubblica ieri sera ha usato parole forti, anche sofferte, perché la nostra Costituzione dice che quando un governo non ha una maggioranza cade, e se non c'è una maggioranza politica c'è una sola grande strada, sono le elezioni. Però il Presidente ieri sera ha spiegato i motivi per i quali un paese in sofferenza come il nostro, con 209 miliardi da spendere bene per il rilancio del paese, con una pandemia ancora, ahimè, preoccupante, con i ristori che devono essere dati alle tante aziende che sono in sofferenza, molte delle quali stanno decisamente ormai pensando di chiudere. Ora, in questa situazione non c'era bisogno, non ci sarebbe bisogno di una campagna elettorale, che normalmente è una fiera di tante parole, ma di un governo. Ecco, io ho già preparato le mie valigie da qui con molta serenità, come ne abbiamo anche parlato. Ho scritto una lettera, che è questa che ho in mano, a tutti i sindaci del Veneto, in cui ho spiegato un po' le cose che ho cercato di fare in questi 15 mesi per loro, per le autonomie che sono state la mia vita, come si sa, per tanti anni. Ma io spero che ora ci sia il tempo della responsabilità, come richiesta dal Presidente della Repubblica, di tutte le forze politiche, e che il Presidente Draghi possa dar vita a un governo autorevole per il bene del Paese, non per il bene del centrodestra o per il bene del centrosinistra. Ecco, questo me lo auguro di cuore. Ecco, ieri il Presidente insomma ha lanciato un appello a tutte le forze politiche sulla responsabilità. Sì, anche perché guardi, non voglio essere né pessimista né drammatico, perché semmai io di carattere sono ottimista, però attenzione, la rabbia è silenziosa ma cresce nel paese, e non vorrei mai che la politica imbambolata, che non dà risposte concrete alle sofferenze, potesse portare anche a delle reazioni sociali. Lei ha accanto un ufficiale dei carabinieri del comando provinciale di Treviso, e lui sa quanto delicati possono essere questi momenti anche in merito all'ordine pubblico. Quindi io spero veramente che le forze politiche facciano quello che il Presidente ha chiesto, cioè essere responsabili. Ovviamente dovremo attendere adesso questo colloquio e poi capire che cosa accadrà. Nessuno ha la sfera magica. Lei che cosa pensa succederà dopo? Io penso che per il Presidente Conte, che pure al di là del pensiero, del giudizio che ciascuno può avere, è stato un uomo che ha dedicato per anni tutta la sua vita, tutte le sue energie, ecco, al governo del Paese. Ma per lui ormai la questione si sia definitivamente chiusa. Per il Presidente Draghi ci possono essere due scenari. O lui presiederà un governo, diciamo, elettorale, che affronti alcuni temi che sono ineludibili per i prossimi 3-4 mesi, accompagnando il Paese a votare alla volta di maggio, massimo i primi di giugno. Oppure
un governo più solido, con un appoggio largo delle forze parlamentari, che gli dia la prospettiva di andare oltre le elezioni del Presidente della Repubblica, quindi verso il 22, se non addirittura verso il 23. Dipenderà molto da cosa le varie forze politiche, sia di centrodestra sia di centrosinistra, andranno ad assumere, certo, come atteggiamento nelle prossime ore. Sottosegretario, la ringrazio davvero. A voi. Grazie, buona grazie, buon lavoro. E speriamo bene per il nostro paese. Grazie, certo. Ci possono essere tensioni, come dice il, visto che aveva accennato il sottosegretario, insomma, tensioni a questi livelli in un momento di crisi come questa, perché insomma un momento non solo di crisi sanitaria ma anche di crisi finanziaria ed economica. Era una domanda. Beh, noi teniamo sempre alta l'attenzione, ovviamente fa parte dei nostri doveri ovviamente garantire quello che è il mantenimento dell'ordine e sicurezza pubblica in un periodo non facile, perché tra l'altro è un periodo, come sapete tutti, insomma, attraversato da questa pandemia, che sicuramente, ecco, ha comportato per noi un rinnovato impegno anche da questo punto di vista. Adesso invece torniamo a parlare comunque anche della tossicodipendenza, lo spaccio, che è lo spaccio non solo, ma l'assunzione da parte anche di giovanissimi di sostanze stupefacenti, che è uno dei fenomeni che è difficilissimo da arginare. Abbiamo visto più volte le operazioni dei carabinieri, abbiamo visto anche l'intervento del SERD per aiutare questi ragazzi. Ieri dicevamo due arresti nel Monte Bellunese, se non sbaglio. Sì, il Comando Provinciale Carabinieri di Treviso è ormai da tempo impegnato in questa battaglia contro lo spaccio di stupefacenti, e registriamo appunto la presenza di giovani e giovanissimi, sia fra chi appunto si rende responsabile di questi reati di dispaccio, sia purtroppo in chi assume poi questo stupefacente. Quindi il nostro sforzo è proprio volto al contrasto di questo genere, di questa criminalità, proprio nei contesti giovanili. Ecco, noi parliamo di droghe sintetiche, non sintetiche. Di che cosa si parla? Perché poi la gente dice, magari non sa la differenza tra una droga e un'altra, una è più pericolosa e una è meno pericolosa. In realtà tutte sono pericolose, lo diciamo da subito, perché poi insomma qualcuno dice no, ma fare un po', come per dire, farsi una canna, uno, questo è il termine giovanile, dice ma è normale. Beh, oddio. Non è così. No, non è così. Lo chiariamo subito, non sì, è così. Credo che vada detto, insomma, le cose un po' come stanno, ecco, rispetto a così alla vulgata, per cui si pensa che ci siano delle sostanze più pericolose, delle sostanze meno pericolose, che sia pericoloso tutto quello che è illegale e molto meno pericoloso quello che, esatto, è legale, che sia pericoloso quello che viene assunto con certe modalità. Allora, la questione è quanto mai eterogenea, e insomma penso che bisogna mettere le cose al loro posto. Innanzitutto a me fa molto piacere, ecco, questo invito, non vorrei però che venisse associata l'idea della tossicodipendenza ai furti, allo spaccio. Esiste anche questo, ahimè, esiste anche questo, ma esiste una sofferenza, esistono delle famiglie in difficoltà, esistono dei ragazzi che soffrono, esistono delle... Insomma, legata alla dipendenza c'è tanto, c'è molto, non c'è soltanto la malavita, ecco, c'è proprio una sofferenza delle persone. E per quanto riguarda invece la domanda che puntualmente mi è stata rivolta rispetto alle sostanze, allora io credo che vada sottolineato la assoluta pericolosità dell'uso di sostanze in generale, tanto più quando si usano sostanze la cui provenienza è ignota, la cui produzione non è sottoposta a nessun controllo, certo, e che vengono assunte con delle modalità che vengono proposte in maniera assolutamente artigianale. Quindi la pericolosità del solo uso è evidente. E poi la pericolosità, come abbiamo più volte sottolineato, ma secondo me è utile rimarcarlo, che deriva dal fatto di diventare dipendenti dalle sostanze. Quindi metterei le due cose in una stessa...
in uno stesso grande contenitore, ma tenendo distinte il consumo dalla dipendenza. E credo che siano, che sia compito, insomma, di chi ha, ecco, dei ruoli istituzionali, ma che ha anche delle funzioni educative, no, in questa società così complessa, sottolineare e rilevare che non vi è un consumo innocuo e un consumo pericoloso, che vi è una pericolosità generalizzata. Ecco, una domanda che le facevo proprio perché a volte i giovani non hanno la cognizione del pericoloso, non pericoloso, c'è una sostanza che è legale, una non è legale, però è da ribadire bene, perché abbiamo ricevuto anche delle chiamate poi nella trasmissione dove la gente dice, vabbè, ma insomma, dopo tutto... Ne parlavamo, insomma, poco tempo fa. Prendere una pasticca cosa cambierà? Cambia? Cambia, sì, sì. Cioè, voglio dire, ci sono delle sostanze che sono più pericolose di altre. Ci sono degli oppioidi sintetici, ad esempio, ecco, giusto per arrivare a parlare anche in termini un po' più tecnici, che incominciano a circolare, soprattutto tra i più giovani, che hanno una pericolosità tossicologica elevatissima. Cioè, sono sostanze che pochi milligrammi possono essere letali se una persona non è tollerante, non è abituata. Sono delle sostanze che possono diventare pericolose in alcune situazioni. Cioè, adesso ci sono delle patologie che aggravano l'uso, ci sono delle sostanze che possono aggravare delle patologie. Quindi, insomma, credo che queste cose qua vadano sottolineate. È compito non solo sanitario, per carità, non è soltanto un ruolo sanitario, è un ruolo sociale quello di sottolineare la pericolosità dell'uso di sostanze. Colonnello, vi trovate attività illecite, solo addizi criminali, però vi trovate di fronte anche giovanissimi, cioè che non solo assumono ma addirittura spacciano. Sì, è il caso anche dell'ultima operazione che appunto lei faceva accenno, quella di ieri. Ci troviamo di fronte a un soggetto giovanissimo, addirittura pare, poi le risultanze ovviamente verranno approfondite, pare addirittura fosse inserito a tutti gli effetti in un'organizzazione criminale appunto attiva a livello internazionale. Condivido le parole del direttore sia per quanto riguarda ovviamente la pericolosità e soprattutto per quanto riguarda le droghe sintetiche, perché veramente pochi milligrammi di sostanza possono rivelarsi letali. Peraltro, sia per quanto riguarda le droghe sintetiche che per quelli che vengono definite le nuove sostanze psicoattive, che non sono altro che psicotropi, che però vengono rielaborati in laboratori clandestini e quindi generano delle sostanze veramente pericolose e delle quali non abbiamo ancora una traccia, diciamo, non vengono ancora, come si dice, tabellate, quindi non rientrano nelle tabelle del Ministero della Sanità, sfuggono ai controlli e sono veramente, veramente pericolose. Peraltro va detto che le organizzazioni criminali tendono ovviamente ad offrire anche un prodotto con un indice di purezza crescente e questo comporta ovviamente dei gravi rischi. A fronte quindi di un prezzo di mercato che sostanzialmente negli ultimi anni è rimasto stabile, abbiamo un grado di purezza che invece aumenta esponenzialmente. Questo sottopone i nostri giovani a rischi che la nostra società non può permettere. Ecco, come arma, cosa si può fare di più per aiutare questi giovani, per far capire loro la gravità di quello che fanno? Ma allora, anche qui condivido quello che diceva il direttore. Importante l'attività di contrasto e quella la svolgiamo tutti i giorni con le nostre stazioni carabinieri che sono presenti sul territorio e che appunto svolgono questa attività repressiva. Però altrettanto importante è un'attività preventiva, un'attività quindi di ascolto di quelle che sono le problematiche, di vicinanza con il mondo delle famiglie e con il mondo della scuola. Certo, adesso in epoca di pandemia è diventato più difficile, però ecco, ci auguriamo di tornare presto nelle scuole, poter parlare ai giovani direttamente di quelli che sono i pericoli insiti negli stupefacenti. Insomma. È importante parlare con loro. Sì, è importante parlare con loro, è importante dare sostegno, è importante parlare con le famiglie, è importante stimolare tutte quelle azioni che aumentano la consapevolezza nei più giovani, è importante che nell'agenda politica sia rientrata la questione della droga, delle sostanze stupefacenti, dei comportamenti. Cioè, è importante, questo è fondamentale, perché non, come abbiamo detto altre volte, come abbiamo sottolineato, ma parte anche con... Nel corso della puntata precedente, io credo che sia fondamentale che venga riportata una discussione seria
sulla dipendenza in questo paese, perché ragionare in termini di... Perché troppo poco si parla, secondo lei? Se ne parla, ma sarebbe più opportuno parlarne in termini di costruzione di politiche di prevenzione rispetto all'uso delle sostanze, di politiche che agevolano, ad esempio, la possibilità di intraprendere percorsi di cura. Sarebbe importante ragionare in termini di programmazione rispetto a quelli che sono gli scenari sui quali dobbiamo intervenire. Sarebbe importante avere una chiara visione di quello che è il fenomeno. Cioè, io credo che la cosa che non dobbiamo fare è cadere nel tranello di parlare di sostanze soltanto presi dall'emozione del momento. Cioè, il problema della dipendenza, il problema dell'uso di sostanze non è legato a un evento particolare che sconvolge i nostri cuori, i nostri animi. È importante che si riprenda un ragionamento a 360 gradi, dove tutte le agenzie educative, tutti i sistemi sociosanitari sono coinvolti, perché questo è un fenomeno culturale importante. C'è il fenomeno della diffusione delle sostanze, che riguarda sia le forze dell'ordine per quello che devono fare e che fanno, e che dobbiamo riconoscere altrettanto importante rispetto a delle attività di prevenzione e a delle attività di riabilitazione rispetto, perché bisogna anche sottolineare in questa mare di disgrazie che è possibile anche uscire dalla dipendenza, che c'è una possibilità riabilitativa significativa, cioè, ma non per dare speranza, perché è così, perché si può fare. Ci fermiamo un attimo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio con la diretta, vi ricordo 12.30 la conferenza stampa del governatore Zaia. Stiamo parlando di droga, di spaccio, giovanissimi, oltretutto il ruolo della famiglia, ne abbiamo parlato poco fa, però il ruolo della famiglia che è importante per questo, insomma, per... Certo, è importante il ruolo della famiglia, è importante riuscire a intervenire prima che il proprio figlio o la propria figlia assuma appunto dei comportamenti che denotino una dipendenza. E c'è un po' ancora la vergogna da parte dei familiari a denunciare o comunque a chiedere un consiglio? C'è magari l'incertezza, magari l'incapacità di interpretare determinati segnali, che pure ci sono, perché dei segnali comportamentali ma anche fisiologici derivanti dall'assunzione di sostanze ci possono essere. Il suggerimento è quello di superare appunto questo sentimento, che è un sentimento anche naturale, se vogliamo, istintivo. Non isolarsi, ma chiedere consiglio ad altri genitori, cercare di capire quali compagnie il figlio sta frequentando, la scuola, e poi rivolgersi anche a quelli che sono i professionisti, quindi sicuramente chi è abituato a confrontarsi con problematiche di questo tipo. Da parte sua invece? Beh, da parte mia non resta che rinforzare quello che ha giustamente sottolineato il colonnello. Io poi spendo la mia parte per quanto riguarda i nostri servizi, i servizi SERD, che probabilmente soffrono un po' del fatto di essere luoghi di cura non così di facile accesso. Io questa cosa la capisco e credo che sia compito degli operatori lavorare in un senso opposto rispetto a quella che è una falsa idea. I nostri servizi sono servizi dove si trovano professionisti validi, ovviamente, che di ambiti differenti, che hanno la possibilità di dare delle risposte, di non risolvere i problemi ma di aiutare quantomeno le persone ad affrontare il problema e a intraprendere dei percorsi che molto spesso portano anche a una emancipazione rispetto alla dipendenza. Oltre ai servizi, di cui mi pregio anche di essere, di dirigerne uno, io credo che vada tenuto conto di tutta quella rete che c'è nella nostra realtà, nella realtà di Treviso, ma anche in altre realtà del Veneto, che è legata al privato sociale che interviene in questo senso, e penso a tutto quello che in questo momento si è messo in piedi rispetto alle comunità, rispetto ai centri di accoglienza,
e a tutta quella rete dell'associazionismo che interviene proprio anche a favore delle persone che hanno problemi di dipendenza. Quindi le possibilità ci sono, sta a noi mettere le persone nelle condizioni di poter entrare con più serenità, con più tranquillità. Sono dei luoghi di cura particolari dove uno ha la possibilità di trovare professionisti diversi che lo aiutano ad affrontare situazioni a volte anche molto complicate. Da ultimo, ecco, vorrei ricordare che per quanto riguarda gli accessi al servizio pubblico, ma anche nel privato sociale, sono totalmente garantiti dal sistema sanitario regionale. Credo che noi non ci sono i ticket e non c'è l'accesso legato all'impegnativa sanitaria. Sono luoghi completamente a disposizione dei cittadini dove le persone devono accedere tranquillamente e serenamente. E per garantire il massimo della sicurezza a tutti, l'accesso può essere anche effettuato in forma totalmente anonima. Quindi la possibilità, certo, di intraprendere un percorso di cura e di sostegno alle famiglie credo che sia, certo, garantita. Colonnello, l'uso di internet, sempre di più insomma si utilizza internet anche per lo spaccio, soprattutto anche per lo spaccio. Monitorate questo in maniera costante questo modo di... Sì, assolutamente, in prospettiva questo è il futuro, ma direi già il presente, quindi da parte delle forze di polizia, dei carabinieri in particolare, ovviamente cerchiamo di affiancare quelli che sono gli strumenti tradizionali della lotta allo spaccio con degli strumenti innovativi, quindi andare a cercare di monitorare i flussi questi che avvengono attraverso appunto il commercio, l'e-commerce, il commercio via internet, che ovviamente non va demonizzato di per sé, ma è un canale che sempre più viene utilizzato soprattutto, ecco, per quelle droghe sintetiche di cui parlavamo prima. È stato riscontrato che quelli sono i canali che vengono utilizzati, e accanto appunto alle spedizioni postali e così via. Quindi semplificando, avremo bisogno sì di carabinieri bravi ad operare sul territorio, sulla strada, ma anche carabinieri, ecco, bravi a intercettare queste vie che non sono mai facile, meno tradizionali, esatto, questi canali informatici, per cercare di ovviamente intercettare questi percorsi criminali, insomma. In questo momento viene utilizzato maggiormente internet, non tanto per il lockdown, non tanto per le fasce arancioni gialle, ma proprio perché è il metodo con cui insomma si raffrontano meglio i giovani. Sì, assolutamente sì, ed è per questo che noi ormai insomma da tempo interveniamo a scuola, proprio per raccontare un po' di quelli che sono i pericoli e i rischi legati a un utilizzo di uno strumento potentissimo, che ovviamente è utilissimo, ma che ha dei pericoli. Allora su questo vogliamo mettere in guardia ovviamente i giovani, soprattutto appunto su queste problematiche. Ecco, io vorrei ricordare anche, l'avevamo detto l'altra volta, intanto sto monitorando dall'unità di crisi di Marghera, la vedo, eccolo lì, che sta per arrivare, penso ormai a momenti, il governatore. E la rete che avete, che è importantissima, la rete è tra carabinieri, tra il distretto sanitario, per cercare di in qualche maniera di operare insieme e arginare questo fenomeno che, ripetiamo, non è facile da combattere. Beh, è fondamentale che le varie agenzie e le istituzioni si parlino, perché poi il fine veramente e questo è un messaggio che mi sento di dare, insomma, assolutamente positivo, è di dare veramente aiuto e cercare di recuperare ragazzi che hanno intrapreso questo percorso negativo. È arrivato il governatore, la linea all'unità di crisi. Rispetto all'informazione che ha chiesto al dottor Mongilio, rispetto alle piattaforme, al nostro sistema informatico, in particolar modo oggi ci dà anche l'aggiornamento sui vaccini, perché poi è l'uomo macchina che si occupa appunto dello smistamento dei vaccini e dell'arrivo, quindi è l'uomo che ha il magazzino in mente, quindi è in grado di darci al millesimo, diciamo, una perfezione unica appunto lo stato dell'arte. Beh, intanto inizierei con gli auguri al signor Giuseppe Bassi, di 102 anni, li fa oggi, di Villanova di Campo San Piero. Giuseppe Bassi, 102 anni. Fra l'altro abbiamo un assalto da parte di
di centenari, il compiono degli anni, e c'è anche una bella storia che ne parleremo domani, di tre centenari assieme, due gemelli e il marito di una dei due gemelli, per cui belle storie, fra l'altro di veneti che comunque nonostante l'età sono ancora autosufficienti e hanno i loro progetti di vita. Molecolari sono 3.779.065, i test rapidi sono 2.668.761. Nelle ultime 24 ore abbiamo rilevato 629 positivi. Così è la valutazione, 629 positivi su 39.047 tamponi ci dà un'incidenza dell'1,61. Vorrei spendere 1,61. Dopo Mario lo faccio girare questo foglio. Vorrei spendere una parola sull'incidenza, nel senso che vi ricordo che la Regione Veneto, nonostante i detrattori, ha sempre avuto l'incidenza di gran lunga inferiore alla media nazionale. Abbiamo fatto ottobre con il 5% di incidenza, novembre e dicembre con l'8% di incidenza. Vi ricordo che novembre e dicembre il paese Italia andava dal 14 al 17%, dipendeva dalle giornate. Oggi siamo all'1,61, penso che l'Italia sia forse 6, 7, una roba del genere. Questo è il nostro dato, 1,61, che peraltro si conferma di giorno in giorno nei nostri calcoli. Il numero di positivi dall'inizio del contagio sono 313.945. Questa dà un'idea della mole di lavoro che è stato fatto. Se ci pensate, abbiamo quasi 6 milioni di test fatti. Se tu fai test trovi i positivi. C'è molte regioni in Italia che non sono in grado di esibire 313.000. Vi dico che questo è il paradosso della virtuosità, se ci pensate, no? Ne abbiamo tanti, a uno verrebbe da dire la regione con più positivi nella storia del coronavirus è Veneto. No, è la regione che ha fatto più ricerca di positivi, quindi questo è un elemento di virtuosità, non di diciamo non positività. E i positivi di oggi, avete visto anche rispetto a ieri, in altri 4.000 di meno, sono 30.360. Avendo poco ingresso di positivi quotidiano, abbiamo molte negativizzazioni, quindi il bilancio è inattivo per le negativizzazioni, 30.360. Vi ricordo che 10 giorni fa avevamo quasi 90.000 positivi. I ricoverati, com'era? Per un punto Martin Pes la K, c'era scritto nel cap da gioco. Ci manca un ricoverato per essere a eguagliare il 31 marzo che aveva 2.068 ricoverati. Quindi vorrà dire che il bollettino di domani verosimilmente avrà numeri inferiori alla punta massima della prima fase. Prima fase, 31 marzo, avevamo 2.068 ricoverati e 31 marzo. Il primo di aprile avevamo avuto la punta massima di terapia intensiva a 3,56. Oggi siamo 2068 ricoverati, 69 scusatemi, neanche a farlo apposta. Terapie intensive 211, considerate che le terapie intensive negativizzate, cioè il dato che troverete questa sera nel bollettino nazionale, è 168, perché noi qua ci mettiamo anche i positivi, meno 11, 1.858 l'area non critica, meno 48. È innegabile che la pressione ospedaliera sia in calo. Vi porterò i prossimi giorni le curve dell'infezione relativa ai carichi in ospedale, quindi all'area non critica e l'area critica, quindi alle terapie intensive. E vedete una curva che è inspiegabile rispetto alle altre curve che si vedono solitamente, che anche voi pubblicate a livello nazionale e internazionale. Vedo una curva con un'ascesa repentina e un crollo drastico. Anche qui, funziona o non funziona la zona? Io vi dico solo questo, che noi abbiamo iniziato le vere restrizioni dal 24 di dicembre. Il 24 dicembre l'Italia si è dotata di una misura natalizia che prevedeva le zone arancioni nei prefestivi, nei giorni feriali, e le zone rosse nei prefestivi. Quindi in 15 giorni, dal 24 dicembre al 6 di gennaio, noi abbiamo avuto più o meno una decina di giorni di rosso e i rimanenti dei 15, 5-6 giorni di arancione. Se voi vedete la nostra curva delle infezioni che ha toccato il picco a dicembre, fino al 31 dicembre noi siamo saliti,
abbiamo passato le 400 terapie intensive, i 3.400 ricoverati. Dal 1° gennaio la curva inizia a crollare, ma è inverosimile che l'impatto sulle terapie intensive che crollano il 1° gennaio sia data da una restrizione che è avvenuta 6 giorni prima o 10 giorni prima, perché 24 dicembre e 1° gennaio sono 7 giorni, quanti sono? Quindi capite che la curva ha fatto una vera inversione a condizioni inalterate, che poi le restrizioni abbiano agevolato, questo non ve lo so dire, e non sto neanche escludendo che le restrizioni non servano, assolutamente, fondamentale perché sono delle regole. Però è innegabile che la nostra curva ha iniziato a calare dopo 7 giorni. E voi sapete, e lo capite, che un'infezione che si contrae prima di essere catapultata in un ricovero ospedaliero o in una terapia intensiva, peggio ancora, ne passano di giorni, passano settimane, perché si calcola 2-3 settimane. 2 settimane per l'area non critica e 3 settimane per la terapia intensiva. Noi già il 1° gennaio avevamo le terapie intensive in crollo, cioè che andavano giù. Prego. No, perché avevamo un tasso di ospedalizzazione, giusta la domanda, cioè l'ingresso in ospedalizzazione ha invertito la tendenza, cioè aumentavano le dimissioni rispetto alle ospedalizzazioni. E questo è il vero tema, perché uno potrebbe dire calano perché ci sono i morti. Invece il vero tema è che noi l'inversione abbiamo avuta nell'ospedalizzazione. Lo vedete proprio negli istogrammi, vedete che a un certo punto inizia a calare l'ospedalizzazione e quindi aumentano le dimissioni al netto della mortalità. Il totale dei morti è 9.103 più 57, vi ricordo che questa è la parte finale purtroppo dell'infezione ed è quella che calerà per ultima, no? Prima i ricoveri in area non critica, poi le terapie intensive ed infine le mortalità. I dimessi sono 14.541, quindi dall'inizio della crisi noi abbiamo sostanzialmente dimesso, guariti, 14.541 persone. Oltre poi a tutto il tema del domiciliare, sul quale ovviamente qua stiamo parlando dell'ospedaliero. Io avrei concluso come presentazione. Vi dico che a parte oggi l'esposizione, che in particolar modo ci tengo per il tema dei vaccini del dottor Mongillo, domani ci sarà il professor Baldo. Il professor Baldo porterà uno studio che è unico nel suo genere, ci tengo a sottolineare questo aspetto, perché noi abbiamo voluto con forza, abbiamo finanziato, che è quello della circolazione del virus. Se vedrete i dati domani, che ci daranno uno spaccato dello stato dell'infezione nella popolazione del Veneto, che è uno spaccato che magari qualcuno non si aspetta. Dall'altro voglio anche ricordarvi che venerdì mattina ci sarà la dottoressa Russo che presenterà il nuovo piano di sanità pubblica relativo alle scuole. Perché sulle scuole, oltre a rinnovarvi l'informazione che io spero già da lunedì mattina si ritorni alla vecchia modalità, che è quella del se c'è un contagiato in una classe, quindi contagi primari, si provvede al tampone per tutti gli altri, diciamo, presenti in classe, ma non alla quarantena della classe, e quindi torniamo al vecchio ordinamento. Considerate che oggi lo possiamo fare perché la circolazione del virus, lo capirete domani, è molto bassa, quindi il rischio che il contagio secondario si palesi e ci sia un cluster scolastico, oggi possiamo dire, e questo giustifica anche il fatto, lo vedrete, magari lo chiederemo al professor Baldo, giustifica anche il fatto che aver procrastinato di un mese l'apertura della scuola ci ha aiutato su questo fronte, è innegabile. Questo ci permetterà appunto di far questo. Però la dottoressa Russo venerdì vi darà tutto un piano di sanità pubblica innovativo, veramente vi invito a venerdì, perché venerdì avremo delle grosse novità sulle quali noi abbiamo già discusso da giorni, anche rispetto degli screening innovativi che andremo a fare coinvolgendo le scuole. Per quanto riguarda i cittadini, questa fra l'altro è la settimana dei mondiali di sci, sì, avranno inizio domenica, per un paio di settimane ci saranno i mondiali di sci. Saranno porte chiuse. La raccomandazione che faccio ai cittadini è quella di essere assolutamente attenti ad ogni forma di assembramento. Si sono una decina di giorni, mi sembra, di mondiali. Attenti ad ogni forma di assembramento, che è quello che ci preoccupa, perché il virus è vero che magari può circolare di meno rispetto a dicembre, ma c'è. Il che vuol dire che se facessimo
assembramenti di positivi faremo ripartire l'innesco e quindi il problema. Ve lo dico perché ricordo a me stesso e l'ho voluto dimostrare anche senza adottare ordinanze per gli spritz, per i bar, ricordo a me stesso che il tema del rapporto e della sfida da vincere tutti assieme è fondamentale, cioè il patto che dobbiamo stringere tra cittadini è alla base di tutto. Qualcuno di voi l'ha anche giustamente titolato questo aspetto, cioè bisogna che questa sfida adesso non sia più una sfida da zone ma sia una sfida da cittadini. Vi ricordo che il passaggio di zona, noi abbiamo un R&T che non prevede un passaggio ad altre zone, questo lo possiamo anche, diciamo, tranquillamente annunciare. E quindi immagino che venerdì sia e sarà confermato il colore della zona gialla. Però vi ricordo anche che il passaggio di zona è molto più repentino rispetto a prima, perché oggi si introduce il livello dello scenario che prima non pesava sul passaggio di zona. Quindi se tu hai un rischio moderato o alto, rischi di schiattare in zona senza pur avendo un R&T non compatibile col passaggio di zona. Questo è fondamentale da sapere, perché quindi siamo ancora più chiamati alla responsabilità proprio per questo. Ringrazio infine i ragazzi, perché i ritorni che abbiamo dei ragazzi delle scuole sono eccezionali, del rispetto delle regole, del fatto che a differenza di altre regioni il tema degli steward, il tema dei bis funziona, del fatto che il grande lavoro che stanno facendo i nostri 700.000 studenti, 240.000 dei quali delle superiori, ci pagherà sul fronte dell'infezione. Quindi penso che sia assolutamente doveroso riconoscere questo impegno. Noi adesso abbiamo 3 settimane in zona con il 50%, vi ricordo, questa è la prima settimana, poi avremo altre 2 settimane, dopodiché valuteremo che step adottare per incrementare, ovviamente, perché la visione è quella di portarli al 100%, anche se ricordo che il decreto prevede massimo 75%. Però insomma ci sarà un'azione di avvicinamento alle quote massime in accordo con l'Istituto Scolastico Regionale e con anche le aziende di trasporto, che mi sento di ringraziare, perché al momento, insomma, e voi siete giusti testimoni, hanno dimostrato di aver avuto una gestione assolutamente efficiente. E sul fronte dei vaccini noi continuiamo ad andare avanti nella nostra azione di scouting, sia giuridica per capirne la sostenibilità che, diciamo, tecnica per capirne e di mercato per capire quale sia e se vi è una disponibilità di mercato. Confermiamo la nostra volontà di far di tutto affinché si possano vaccinare i veneti che vogliono vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Questa è la vera sfida. Resto convinto che un comparto, ne parlavo anche con il presidente Micheli di Federalberghi, ci siamo messaggiati ieri, piuttosto che con le nostre imprese, avere dei comparti produttivi covid free diventi sia un atu, no? Sia un plus importante dal punto di vista commerciale, soprattutto pensate nel turismo, dove noi abbiamo il 66% dei turisti che sono stranieri. Allora all'Europa che ci mette in zona rossa, noi rispondiamo con le vaccinazioni e con il fatto di tranquillizzare i nostri ospiti del fatto che noi vogliamo avviarci a questa certificazione. Aggiungo anche che è completata, e ho visto le carte da Rigoli proprio domenica mattina, del tema della validazione del tampone fai da te, adesso le carte verranno finalmente mandate a Roma. Vi ricordo che noi abbiamo voluto dar vita a uno studio multicentrico per serietà, quindi coinvolgendo Trento, Bolzano, il Friuli Venezia Giulia ed altre realtà, se non ricordo male anche dell'Emilia Romagna, proprio per testare in più centri questo fai da te. Rigoli mi ha anticipato che funziona, ovviamente con i limiti di un tampone che ha molte amplificazioni, sopra i 33, le 33 amplificazioni comincia a calare di sensibilità, ma voi sapete che ormai il mondo scientifico ha adottato come prerogativa che sopra un tot numero di amplificazioni di CT
nella PCR, il, si ritiene che vi sia, qua devo dire che Rigoli, il dottor Rigoli è stato il primo a dirlo in assoluto, anche se molto criticato, poi ha avuto ragione, che vi ricordate quando diceva alla fine sopra tante amplificazioni si trovano pezzi di RNA, pezzi di virus, ma non si trova il virus e non si trova la virulenza. Oggi la letteratura scientifica ha confermato questo. Passate la parola per domande e poi al dottor Mongillo. Allora cominciamo, c'è in pole position Filippo Tosato, per favore dite nome, cognome e testata, grazie. Filippo Tosato del Mattino, buongiorno, buongiorno. Presidente. Io ho una domanda da farle che riguarda la scuola e la prevenzione scolastica. Prima però vorrei tirarla un po' per la giacchetta su quello che è il tema del giorno, cioè il tema politico del giorno, la convocazione di Draghi da parte del Presidente della Repubblica. C'è preoccupazione, c'è confusione, è una crisi insomma, che sta mettendo a rischio molte iniziative importanti e molti fronti importanti. Dal suo punto di vista, quale dovrebbe essere l'atteggiamento della politica nei confronti di Draghi? E quale potrebbe essere o dovrebbe essere l'atteggiamento del suo partito, della Lega? E ancora, dal suo punto di vista, c'è la possibilità in questo Parlamento di arrivare ad una maggioranza di governo sostenibile, credibile? Ma guarda Filippo, io dico questo, dico che intanto è fondamentale capire se il dottor Draghi accetterà l'incarico, se lo accetterà con riserva, e quindi è fondamentale intanto capire questo. Mi sembra che mentre noi siamo qui lui sia a colloquio col capo dello Stato. Del fatto che lui rappresenti una figura di altissimo valore istituzionale con dei link a livello internazionale unici, penso che questo venga riconosciuto a livello planetario, no? È stato ex presidente della BCE, cioè basterebbe partire da lì, andare in giù, insomma. Però al di là di questo, penso che le parole del capo dello Stato siano state assolutamente quasi anche una sorpresa, no? Se vogliamo anche in un certo qual modo irrituali per noi cittadini che non avevamo mai sentito un discorso così preciso e puntuale. Se oggi siamo in queste condizioni lo dobbiamo a una maggioranza che ha trascinato un'agonia e soprattutto procrastinato questa agonia facendosi assistere a un teatrino che avremmo voluto, e ve lo dico non perché faccio parte dell'altra parte politica, perché tutti noi cittadini abbiamo detto ma se non c'è punto, è inutile che andiamo avanti. E quindi noi abbiamo perso tempo utile che in un periodo come questo è tempo vitale. Forse il termine azzeccato è vitale, no? Siamo in piena pandemia, abbiamo assistito, magari noi non ce ne rendiamo conto, ma è quasi un mese che va avanti questa storia. Due mesi, insomma, è tanto, cioè, e vuol dire andare avanti con la prima ridotta, no? Per chi si intende di macchine di fuoristrada, siamo avanti con la prima ridotta. Il capo dello Stato ha detto che intravede come unica soluzione quella di un incarico a dottor Draghi. Lo sappiamo che costituzionalmente non è l'unica soluzione, e la prova provata è che se il dottor Draghi non accetta oppure non trova una maggioranza per la fiducia, comunque non è l'unica soluzione, ci tocca o si va al voto, questo è scritto nella Costituzione, il popolo è sempre sovrano. Dopodiché, come valutare questa azione? Io penso che sia fondamentale dire che ci sono due fasi, la fiducia, che non può prescindere dalla seconda fase, che è quella della progettualità. Ma questo spetta alla politica, no? Onestamente, che considerazioni posso esprimere io, che non so neanche cosa ha in mente il dottor Draghi? Ma nessuno lo può dire in questo momento. Sarà lui a chiarire alla politica quali sono le sue visioni da qui a quando? Altro punto di domanda. Sarà un limbo fino all'elezione del capo dello Stato? Sarà un limbo fino alla fine della legislatura? Che durata avrà questo governo? Allora, quindi c'è un tema di progettualità e un tema di durata, ma questi sono due temi
che verranno chiariti nel confronto con la politica. Io mi fermo qui. Poi uno dice bisogna essere responsabili o responsabili. Noi siamo sempre responsabili, ma la responsabilità deve essere nell'indole umana, ma non la follia di andare sul crinale di un burrone. E quindi tutto dipende da cosa dirà il dottor Draghi alle forze politiche. Nella fattispecie il nostro segretario, immagino, approfondirà. Non ho altro da aggiungere, perché sapete, è difficile parlare di una roba che è in corso e probabilmente magari dice, non so, accetto o non accetto, accetto con riserva. Non ho la più pallida di idea. Però la progettualità è la base di tutto. C'è la cambiale in bianco, penso che non ci sia nessuno che la firma. Ecco, no, per carità. E penso che se il dottor Draghi fosse, se si invertissero i ruoli, fosse al posto di uno che deve esprimere una valutazione, farebbe la stessa considerazione. Dottore o professore, io non so, docente universitario? È stato professore, sì, anche a professor Padova, Draghi. Anche a Padova e a Venezia. Ah sì, vero, vero. Soltanto una puntualizzazione. Siccome ci sono forze politiche, ad esempio il Movimento 5 Stelle ha detto noi non lo voteremo perché non vogliamo un governo politico, non voteremo mai un tecnico. Dal suo punto di vista, l'essere una figura di estrazione tecnica, non espressione della politica, è un limite oppure, come prima lei accennava, vediamo la progettualità, cioè vediamo le carte in tavola senza pregiudiziali? Ma guardate, io penso che non, cioè noi non possiamo, le considerazioni vanno espresse a fronte di progettualità, punto. E spero che non siano, diciamo, collegate alle poltrone, perché sennò torniamo a cadere nell'oblio. Cioè, questa è una fase nella quale si devono valutare i progetti, punto. Dopodiché, se sarà convincente una progettualità, ci sarà qualcuno che si aggregherà. Se no, immagino che la situazione va a finire male. Bene, prego. Grazie. L'altra domanda invece, vado sintetico, riguarda proprio la scuola e la prevenzione. Prego. Lettera di un gruppo di genitori che hanno i figlioli alle elementari. Sì. Nella scuola dell'obbligo, in presenza di un positivo, la classe va in quarantena, sì, ricorda? Da lunedì non più. Ah, ecco. No, l'ho detto prima, forse non mi sono spiegato bene. Non avevo colto questa cosa. Sì, perché avevo dato per scontato. Ecco. Da lunedì si cambia, infatti viene la dottoressa Russo venerdì a... perché oggi il virus circola di meno. No, quindi... ecco, io non avevo colto questa cosa. No, ma è forse perché... colpa mia, perché avevo dato per scontato. Va bene. Quindi venerdì avrete la dottoressa Russo che spiega il nuovo piano di sanità pubblica per la scuola. Va bene. T'è già rimasta a concentrare su Draghi. Ma so che anche nei suoi pensieri. Chi? Draghi. Ah. Magari, chi lo sa, potrebbe. Perché? Oh, non so, magari. Voi non siete giornalisti, siete fantasisti, che è un'altra roba. È per reagire a questo grigiore, non so. Grazie. Prego. Si era prenotata Moscati, poi Nicolussi Moro. Sì, buongiorno. Buongiorno. Presidente Moscati, il nuovo Terraglio. Volevo chiedergli tre cose. E la prima era che tempo fa ci aveva promesso anche di darci di nuovo nel bollettino i nuovi nati. Poi non l'ha più fatto. No, sì, bisogna che ci ricordiamo. No, ma non vorrei, perché siccome invece sono passati... Nascono comunque, tranquilli. Sì, no, ma invece era perché... Non è che sono in attesa. Per avere una conferma, perché siccome sono venute fuori delle agenzie e degli articoli su un calo notevole... No, il Veneto cresce. Benissimo, e questo è già... Ne abbiamo sempre guardate, più o meno un centinaio al giorno, dagli 80 ai 100 al giorno. Bene, ecco, allora lo aspettiamo. Poi, lei mi ha preceduto prima nella domanda, volevo chiederle dei tamponi fai da te. Allora, questi fanno parte un po' anche del progetto Covid Free che avete in mente, questi tamponi fai da te? Cioè, se riusciamo ad accelerare... Allora, guardate, il vero tema è che se questo paese si decidesse, noi siamo stati i primi al mondo, parlo del Veneto, a parlare del fai da te e a farlo vedere, vi ricordate quella volta, no? Sì. Boh, poi dopo una settimana è arrivato... E sono arrivati gli Stati Uniti con il primo, poi c'è, e adesso in giro per il mondo. Cioè, voi andate in Belgio, andate in farmacia, vi comprate il fai da te,
potete pagarlo oppure con la ricetta medica ve lo danno gratuitamente. Capite che se, per quanto possano essere magari non super sensibili ad altri CT, ma se ognuno di noi si facesse fai da te, vi faccio una domanda, quanti positivi avremmo trovato che non sapevano di essere positivi? Cioè, e sapete che lo screening è come la rete da pesca, cioè più la maglia la stringi più tiri su pesce. Inutile stare qui a discutere che con l'amo puoi calibrare il diametro della lenza, quindi capisci già che pesce arriva, sì, però ne becchi uno di pesce. Noi abbiamo bisogno di una rete a strascico per fare pulizia nei territori. Quindi io sono convinto che il fai da te sia veramente un grande ausilio per lo screening, non per la diagnostica la si farà sempre con le modalità che sono previste per legge, ma lo screening è quello di ricercare, perché dietro ad ogni positivo trovato poi c'è un piano di sanità pubblica, l'isolamento, le quarantene eccetera. Quindi io immagino che se finalmente la sezione del Ministero della Salute, dell'autosomministrazione si dice, no? Quella che si occupa di tutti i farmaci in autosomministrazione, che è giusto che sia così, per verificare che non siano pericolose le applicazioni, eccetera, dei dispositivi. Se vorrà autorizzarlo, capite che si apre un mondo, perché diciamolo fino in fondo, ormai tutte le multinazionali della diagnostica hanno ridotto il tampone, non è più nasofaringeo, ma fanno quello in fossa nasale, perché la letteratura scientifica dice che l'antigene lo si trova in fossa nasale, senza andare giù in rinofaringe. Detto questo, il giorno che si dice fai da te autorizzato, tutti quei tamponi che oggi vengono utilizzati meno invasivi diventano fai da te, perché uno se li va a comprare e se lo fa da solo. Capite? Vai al ristorante, diamo la tranquillità al ristoratore, agli avventori, agli impianti sportivi, il turismo, gli alberghi, cioè cambia il mondo. Ecco, grazie. E appunto, invece passando un attimo ai vaccini, abbiamo visto ieri un servizio bellissimo sul vaccino antipolio e il fatto che per esempio non fu registrato questo vaccino. Pertanto, essendo libero, noi adesso abbiamo questo grossissimo problema, però non è stato detto nel servizio che inizialmente era a pagamento. Cioè se lo potevano permettere alcuni. E io la domanda è questa: non è meglio la strada, visto che si stanno cercando dei piani B sui vaccini, quello della liberalizzazione dei vaccini, che a un certo punto, se le persone, al di là delle fasce che devono essere vaccinate eccetera, avessero la possibilità di acquistarlo, probabilmente si accelererebbe notevolmente. Però questo è l'ente regolatore, considerate che siamo in una fase nella quale non ce ne sono per tutti, questo è innegabile. L'ente regolatore, prima EMA e poi AIFA, per quanto riguarda gli europei e quindi gli italiani con AIFA, hanno dato queste autorizzazioni. Dopodiché, quando parliamo del vaccino per il polio, stiamo parlando di un momento storico nel quale insomma chi decideva, appunto. Cioè, io ricordo che da bimbo, non sono di quegli anni, ma ricordo, e molti di voi lo ricorderanno, i piani di sanità pubblica nelle scuole prevedevano che entravano, vaccinavano, facevano profilassi senza tanto avere il consenso informato o altre robe. Oggi non è più così, quindi è cambiato il mondo. Ogni tanto c'è qualcuno che cita i grandi della storia italiana che hanno fatto grandi robe, non so, Mattei, ha fatto Leni, tutte ste robe, o le bonifiche, ste robe. Ma questi non avevano i comitati, non avevano la legge sui lavori pubblici, non avevano nulla, non avevano neanche il telefono, per cui fate un po' voi, no? Cioè, capite che è cambiato il mondo, quindi non vorrei che si citassero sempre questi elementi del passato come elementi di virtuosità. Oggi noi abbiamo un controllo e diamo delle garanzie ai cittadini che una volta non si davano. Sì, ma in questo momento particolare dove vediamo che andiamo a pescare un pochino all'indietro per avere delle soluzioni certe volte che magari all'epoca sono state... Sì, però oggi non è possibile, cioè, viste le quantità, è impossibile pensare a una vendita a un retail, come si dice, no? Una vendita al singolo cittadino. Accadrà fra 6 mesi, e quando arriverà, che so, Johnson & Johnson, si sbloccherà la situazione, ma è inevitabile che poi noi andremo a comprarcelo in farmacia.
perché diventerà un vaccino da richiamo annuale come si fa l'antinfluenzale, probabilmente sparirà, il virus sparirà l'antinfluenzale, faranno un combinato, i cittadini sceglieranno di fare l'anticovid e non l'antinfluenzale, non ve lo so dire, pneumococco e il covid, non lo so, ma ovvio che cambierà l'approccio. Grazie. Michele Nicolussi Moro. Allora, buongiorno. Buongiorno. Dunque, allora, a me dispiace adesso scendere dalle alte sfere per andare nella tecnica di tutti i giorni, però ho bisogno di ricapitolare un attimo anche per far capire alla gente. Allora, vorrei capire due cose tecniche rapidissime sullo studio che ha condotto Rigoli sul test fai da te. Volevo capire su quanti pazienti, quanti sono stati non te lo so dire. In quali regioni, la documentazione a Roma quando è arrivata. No, la deve mandare. E l'iter prevede quanto tempo di... Non lo so, dobbiamo chiedere al dottor Rigoli, lui mi ha fatto vedere. Dovrebbe sapere questo. Possiamo farlo anche un comunicato oggi. Sì. Vorrei capire, ecco, su quanti pazienti è stato somministrato volentieri da te i risultati. Sì, anche perché è chiuso ormai. E le regioni, ecco. Mi diceva addirittura che sono alcune realtà ancora in corso, per cui vi darà lì il fatto e quello che è ancora in corso. Appunto questo. E poi volevo capire a livello ministeriale se verrà somministrato a quali settori, ad AIFA, al Ministero, insomma, volevo capire un attimo anche per i tempi perché la gente ci chiede molto. Ecco. Sì, poi la seconda cosa è questa, dal punto di vista invece della vaccinazione, purtroppo come tutti e come anche voi, noi stiamo continuando a dare dei messaggi e contromessaggi alla gente, per cui c'è una grande confusione, non si capisce niente. Allora, vogliamo dire per cortesia adesso chi state chiamando, chi state vaccinando, a chi tocca? Se tocca gli over 80, se tocca i 75 anni, se parte subito la vaccinazione parallela dai 18 ai 55 con AstraZeneca e su chi? Sulle forze dell'ordine, sui tassisti, sugli insegnanti, perché almeno facciamo uno schema, certo. Ecco, ordinato. Grazie. C'è l'assessore e dopo c'è anche il dottor Mongillo, così poi completa quando interverrà lui. Grazie, se possiamo... Allora, noi stiamo completando la famosa prima fase e dovrebbe essere quasi completata, se non ho i numeri, poi eventualmente quella dei sanitari della RSA. Oggi e anche domani, adesso avevo notizia che tipo Treviso, USL, quindi USL Trevigiana, USL Polesana stanno spedendo le lettere alla corte del 41, quindi inizia già oggi, la Pedemontana domani, insomma, quindi in questi giorni stanno partendo le lettere per il 15, si inizia il 15, lunedì 15 febbraio. Quindi stanno partendo le lettere tra oggi, domani, dopodomani, qualcuno, come dicevo, la sta già inviando oggi, corte del 41, partenza dal 15 di febbraio. Per quanto riguarda AstraZeneca invece non abbiamo ancora il calendario perché non sappiamo esattamente quando ci arriva, dal 15 al 20 febbraio più o meno potrebbe arrivarci. Stiamo preparando però appunto l'elenco dei servizi essenziali e non abbiamo ancora un ordine di priorità. La prevenzione ci sta ragionando anche interloquendo con il livello nazionale. Invece, mi scusi assessore, i 75 anni? I 75 anni arriveranno dopo che noi avremo concluso tutte le corti degli over 80, quindi poi inizieremo con quelli. Ah, ecco, quindi non è più la chiamata non è più parallela. In contemporanea rispetto alla prima il primo diciamo piano che la dottoressa Russo aveva presentato qui, questo perché a causa della mancanza o comunque del fatto che i vaccini sono limitati, del fatto che il piano nazionale comunque ci fa partire con gli over 80 e quindi seguiamo quelle che sono le indicazioni nazionali. Perfetto, l'ultima cosa Presidente, chiedo a lei. Ho capito che anche in virtù purtroppo della carenza dei vaccini, ma anche per stroncare altre iniziative furbesche come sono state segnalate purtroppo in alcune regioni in cui i vaccini sono stati misteriosamente somministrati a chi non ne aveva diritto, nell'ultimo confronto Stato-Regioni voi avete chiesto, mi pare anche il Veneto, ma mi corregga se sbaglio, che adesso i vaccini vengano distribuiti tra le regioni non più in base alla popolazione ma in base alle target di priorità. Ecco. Volevo capire allora se questa, siccome oggi alle 5:30 avrete la nuova videoconferenza, volevo capire se questa richiesta è passata e se è passata la sua richiesta, Presidente, di cercare dei centri satellite di produzione in Italia, perché Pfizer ne ha uno in Sicilia,
AstraZeneca ne ha uno ad Anagni, potrebbero essere utilizzati anche questi. Allora, rispetto ai centri non c'è oggi interesse, non, da quello che sappiamo noi anche da alcune interlocuzioni non c'è particolare interesse ad avere delle business unit produttive in questi territori. Però al di là di questo dico che oggi noi avremo, è vero, la riunione di 5 e mezzo, però altrettanto vero che avremo alle 4 e mezzo e alle 16:30 avremo la riunione tra regioni. Ovvio è che la questione che è stata posta è una questione anche di, come si può dire, etica, di civiltà, cioè se si tratta di vaccinare gli ultra ottantenni andiamo a vedere quali sono gli ultra ottantenni in percentuale in ogni regione. Dopodiché capisco che ci siano poi anche altri approcci, troveremo una soluzione. Di certo io ho chiesto una cosa nell'ultima riunione, che i target fissati e le modalità, le priorità siano sanciti dalla comunità scientifica. Di certo che non possiamo metterci noi lì a star lì a fare la spartizione dei panni e dei pesci con i vaccini, cioè non esiste, io non mi metterò mai a fare ste robe. Adesso avremo una riunione tra colleghi, vedremo di capire se è passata questa linea, dopo in totale serenità, insomma non è che uno deve portarsi a casa i vaccini per sprecarli, cioè Veneto non vuole un vaccino in più rispetto al target di ottantenni che ha, per capirci, cioè non gli vogliamo togliere un altro ottantenne in giro per l'Italia. Questo a me sembra una roba che c'è di un'utilità unica. Ecco, il vero tema è un altro, l'appropriatezza nelle vaccinazioni, perché quando si vede che a livello nazionale c'è il 14% di inoculazioni non appropriate, cioè vuol dire vaccini fatti a un target, per carità, poi ci saranno molte giustificazioni all'interno, di 14% dei vaccini fatti in Italia è stato fatto a gente che non aveva titolo di avere il vaccino. Cioè se è vero e se è confermato fino in fondo sto dato è inquietante, perché io capisco che non si riesce a controllare il millesimo, l'ultimo furbo che se riesce a infilare la moglie, il figlio, è un reato, perché io lo considero tale, però vabbè, avete visto in Sicilia cosa è accaduto, no? Hanno dovuto sospendere anche dei direttori, però 14% è tanto, è veramente tanto. Per cui, considerando che noi non abbiamo questo problema, vuol dire che c'è qualche regione che ha spinto tanto. Prego. Se Michela ha finito, si è prenotata Alda Vanzani. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Un attimo sui vaccini, cioè il 14% invece il Veneto a zero? Veneto è 9%, 8-9%, ma però abbiamo giustificazione, nel senso, tu trovi 18 anni vaccinato e poi vedi che è un OS che lavorava in ospedale, no? Oppure trovi, cioè abbiamo dei target che tu identifichi per età, ma poi riesci anche a capire che magari è un dipendente di una cooperativa o altro. Noi comunque continuiamo sempre a farli questi controlli, poi ve ne parlerà anche il dottor Mongillo. Sono inappropriati o appropriati? Appropriati, però possono essere letti in maniera distorta, ve lo dico per prudenza, da qualcuno che può dire ma 9% come fanno ad avere dei diciottenni vaccinati? È la roba che ho detto anch'io quando l'ho vista, ho detto ventenni, ma dove c'è cioè, e poi si è visto che sono dipendenti veri e propri magari della sanità, giustamente, no? Presidente, c'è un dato che comunque balza agli occhi chiaramente. Stiamo parlando di vaccini, di programmazione, poi il punto è che se i vaccini non arrivano non si programma niente. Ma se per caso arrivasse AstraZeneca tra il 15 e il 20 febbraio, c'è un piano che dica dove si va, chi ci va, come viene convocato? C'è. Ci saranno le primule, ci saranno gli ospedali. Ci parla primule, il dottor Mongillo di questo. Faremo qualche altro fiore, ma li facciamo. Va bene. No, nel senso che poi il dottor Mongillo è l'uomo macchina, cioè lui che governa tutta sta parte, per cui oggi allora poi chiederemo a lui. Invece una curiosità per quanto riguarda la vicenda politica, lei cosa pensa di Matteo Renzi? Secondo lei è stato spregiudicato oppure il vero politico che ha vinto questa partita? Mettendo in minoranza il centro-sinistra. Beh, scusate, parlare di vittoria in una situazione come questa del popolo, cioè non la ritengo neanche una soddisfazione da poco. Penso che sia stata una manovra improvvida, no? Adesso non spetta a me a esprimere giudizi, però l'unica cosa che noi cittadini in questo momento non volevamo erano i casini.
E lo dice uno che non c'è. Io devo prendere atto che se siamo arrivati a questi livelli è perché hanno fatto casino quelli che ci governavano. Cioè, non è che ci sono alternative. Dopodiché la mossa è stata improvvida, se il punto di caduta era quello di sfasciare tutto, diciamo che gli va dato 10 lode perché ci è riuscito. È che di mezzo ci sono un sacco di problemi sociali. Ok, io Marchiori. Sì, buongiorno Presidente. Scusi, una buongiorno. Domanda riallacciandomi a quanto appena detto. Allora, dal momento che siamo in piena pandemia, abbiamo vissuto un anno infernale, secondo lei non sarebbe stato il caso di effettuare delle manovre eccezionali a livello di governo e impedire che si scatenasse tutto questo caos? Però una maggioranza vive in virtù degli accordi che al suo interno, delle intese, delle progettualità, si spera, no? Uno dice condividiamo questo percorso assieme per questi progetti. Oggettivamente questo andamento un po' agonizzante era in corso da un bel po'. Dopodiché c'è stata questa mossa di Renzi che ha accelerato, è stato un po' un attivatore di quello che poi si è trasformato in un precipizio. Appunto, noi ne prendiamo atto, che sia chiaro ai cittadini che se c'è oggi questa situazione è in virtù delle liti che hanno fatto. Se c'è il rischio di andare a votare o se si va a votare, perché non, di certo non è l'opposizione che decide se si va a votare, è la maggioranza che dimostra di non avere più i numeri. E dopodiché di mezzo c'è un capo dello Stato che deve essere rispettato, appunto. Cioè, il capo dello Stato è garante della Costituzione, ha fatto una scelta, adesso vedremo che corso avrà. Però sapete, io ne parlo anche un po' in punta di piedi, non perché voglio avere posizioni, diciamo, defilate, perché poi oggettivamente è difficile commentare fatti che non mi vedono coinvolto direttamente, perché io non partecipo a riunioni, a niente, cioè io non ho mai partecipato a una riunione, che sia chiaro, di nessun tipo. Seguo il Veneto e mi è più che sufficiente. E qualora Draghi accettasse, secondo lei tutto questo quanto penalizzerà la gestione della pandemia e dei prossimi mesi? No, non ve lo so dire, cioè nel senso che no, è impossibile dire questo, anche perché Draghi se accetterà e si avrà una progettualità, immagino ce l'avrà anche per la sanità, no? Ce l'avrà anche per il Covid, ce l'avrà per tutte le misure di sanità pubblica, avrà un'idea, no? Cioè, chi è che può pensare di prendere in mano un paese e pensare che il tema del Covid sia una roba che vive di luce propria? È impossibile. Grazie. Prego. C'è un altro collega prenotato, prego. Stefano Pitarello, Telepadova, 7 Gold. Buongiorno. È proprio legato a questo, cioè l'alto profilo che ha descritto il Presidente Mattarella andrebbe per dei tecnici che quindi andrebbero a seguire direttamente le materie. Lei come vede questo punto di vista di tecnici che si sostituiscano, diciamo, a quello che c'è stato finora? Ecco. Non so, guardate, questo paese ha provato tutte le stagioni dei tecnici, dei mezzi tecnici, dei politici, dei mezzi politici, ha provato di tutto. È come quando si dice ma ci vuole il piglio imprenditoriale, ma voi avete mai visto quanti imprenditori ci sono in Parlamento? Cioè, quindi direi che sono gli uomini poi che fanno la differenza, no? In positivo e in negativo. Abbiamo già avuto un'esperienza col governo Monti, no? Nominato i tecnici, ci sono stati alcuni bravissimi, altri che c'era meglio dimenticarseli, anzi ce li siamo già dimenticati. Per cui, capite, io penso che le fasi siano chiare. Capire cosa vuol fare il professor Draghi, capire che confronto avrà con le forze politiche, perché dalle quali non può prescindere, perché servono i voti per il Parlamento, e il confronto immagino avverrà sulla base di progettualità. Punto. Mi fermo qui. Per quanto riguarda il mio movimento, cioè la mia forza politica, abbiamo un segretario che è Salvini, sarà lui poi a fare gli incontri e a decidere. Io se non avete altro... No, c'è un altro collega che prego avvicinarsi a un microfono in modo che tutti possano sentire.
Marco Lacava, Radio Wellness. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Io tornerei sul tema delle mutazioni. Sì. Sembra che la variante inglese si stia facendo un po' più aggressiva. Risulta anche in Veneto, e se in Veneto sono sempre 8 le mutazioni in circolazione, sono aumentate o diminuite? Grazie. Grazie per la domanda. Noi stiamo continuando a sequenziare, quindi vuol dire che stiamo continuando a prelevare, ad esempio annuncio che la famiglia di Mestre, abbiamo fatto la sequenziazione, mi è stato anticipato che non è variante inglese, non è... che poi è una triste vicenda. E noi confermiamo le 8 mutazioni, 3 sono rappresentate dall'inglese e 2 mutazioni, allora una l'inglese, 2 mutazioni solo e tipicamente venete, sulle quali c'è un grande punto di domanda. Solo tipicamente venete vuol dire che nel database nazionale non c'è traccia, e poi 5 che sono nel database nazionale e circolanti in Europa. Allora, prima considerazione, l'Istituto Superiore della Sanità ha fatto una circolare sulle varianti, chiedendo assolutamente di essere molto più performanti nel sequenziare, nel caricare i dati, in modo tale che ci sia una condivisione, e anche ovviamente di farne un parallelismo con la sintomatologia clinica. Cioè tu hai la variante inglese, è vero che dà altri sintomi oppure è sempre lo stesso? Non so, quest'estate avevamo una mutazione che dava tutti asintomatici, si è esordita in estate e si è spenta in estate. La mutazione, lo ripeto all'infinito, di marzo non c'è più in Veneto. La seconda fase non ha avuto mutazioni di marzo. Questo ci dice l'Istituto Zooprofilattico che ha fatto le sequenziazioni. Peraltro noi stiamo irrobustendo tutta la rete di microbiologia del Veneto per fare anche autonomamente tutte le sequenziazioni anche nei diversi hub. Voi capite che una volta fare la sequenziazione era un lavoro di fino, ma come fare il tampone era un lavoro di fino. Oggi vedete che ormai sappiamo tutti che cos'è un tampone, no? E così anche per le sequenziazioni diventa più routinario rispetto a una volta. Dico che nonostante qualcuno, qualche esperto di tutto, abbia detto che sparavo minchiate rispetto all'inglese eccetera, poi la letteratura scientifica mi ha dato ragione, nel senso che avendo io letto quello che stava accadendo a Londra e i primi report scientifici, ne viene fuori chiaramente che l'alta contagiosità è chiara. In Veneto è arrivata? Beh, sicuramente in Veneto si è preso un'infezione che è inspiegabile. Allora, se qualcuno la voleva descrivere per finalità politiche o sputtanative, come si dice, no? A dicembre, come una roba che era data da incuria, da malagestio, oggi è certificato che il Veneto ha avuto un livello di infezione e una curva di infezione che non è riconducibile al fatto di aver avuto l'ambulanza pronta o la terapia intensiva che funzionasse. È relativa a un andamento, diciamo, della curva del contagio, della curva dell'infezione, che è anomalo. Chi? Lo diceva anche il dottor Flor ieri, se non ricordo male. Se c'è qualcuno che ha una risposta, ce la dia, no? Visto che stato che io stesso, parlando dell'Istituto Superiore della Sanità, dicono effettivamente, cioè vedere una curva che va su così e va giù in perpendicolare non è una roba normale, no? Quindi noi siamo molto preoccupati delle mutazioni, che sia chiaro. E la battaglia non è finita. Guardate che la Gran Bretagna è ancora in ginocchio. Probabilmente noi siamo stati anche molto agevolati dal fatto che non siamo un'area metropolitana. Noi non abbiamo le grandi città, non abbiamo le metropolitane, non abbiamo tutti quei luoghi di grande aggregazione che sono tipiche delle città metropolitane. Pensate all'Interland milanese piuttosto che altre realtà, a Londra per dire, no? Noi fortunatamente abbiamo questo, diciamo, territorio diffuso. Questo un po' ci ha aiutato, e questo è innegabile, no? Cioè, è innegabile perché dove i rapporti si affievoliscono e l'occasione di assembramenti si affievolisce, tu hai un vantaggio sul virus. Io passerei la parola al dottor Mongillo e vi devo anche salutare per la videoconferenza che mi inizia sopra, quindi sarò sopra. Grazie dottore, prego. Buongiorno. Buongiorno. Grazie Presidente. Come si chiama Mongillo? Michele. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Michele Mongillo, sì. Per me è un debutto qua, ma è come se ci fossi sempre stato fin dalla prima conferenza stampa. Come presentare? Sì. Io sono un medico di sanità pubblica, dal giugno del 2020 sono responsabile dell'unità organizzativa prevenzione e sanità pubblica
che è una unità organizzativa nelle quali si articola la struttura più ampia e più complessa diretta dalla dottoressa Russo, che è la direzione prevenzione. Anzi, col termine più esteso e corretto che mai viene citato, direzione prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria. Io in particolare dirigo una sottunità di questa struttura più ampia da giugno dell'anno scorso, del 2020. E sono qui oggi per intanto dare un doveroso aggiornamento su quello che è lo stato dell'arte della campagna di vaccinazione anti-Covid. Quindi partirei da qualche numero, come ha chiesto il Presidente. Sono numeri estratti pochi minuti prima di entrare in questa stanza, perché sono aggiornati a oggi alle 12. Quindi noi ad oggi alle 12 abbiamo somministrato in totale di dosi numero 190.163. Ovviamente indistinte tra Pfizer e Moderna, questo è il numero totale, ma sappiamo che la stragrande maggioranza è vaccino Pfizer, come abbiamo anche come nel bollettino che pubblichiamo ogni sera è dettagliato. E il totale di persone vaccinate ad oggi, dove per persone vaccinate intendo le persone che hanno completato l'intero ciclo di vaccinazione previsto, quindi con la prima e la seconda dose, è 76.015. È un dato aggiornato alle 12 di oggi, anche questo. E colgo l'occasione per fare una panoramica anche su quelle che sono le previsioni di consegna di vaccino dei prossimi giorni. Allora, tutto quello che sto per dire vale ovviamente fino al 28 febbraio, perché noi abbiamo una previsione, sperando che sia confermata, che per Pfizer e Moderna arriva fino al 28 febbraio. E noi avremo, a partire dalla settimana prossima, quindi dall'8 febbraio al 15 al 22, avremo circa un totale di 52.000 dosi la prima settimana, 50.300 la seconda, per poi salire a 91.380 dosi totali tra Pfizer e Moderna entro febbraio. Scusi, può ripetere l'ultima? L'ultima settimana di febbraio arriveranno 91.380 dosi tra Pfizer e Moderna. Quindi, per fare chiarezza, dall'inizio della campagna, che ricordo è cominciata anche a livello simbolico europeo il 27 dicembre, al 28 febbraio, le dosi previste totali di Pfizer saranno 402.360. Solo Pfizer. Di cui già nei nostri frigoriferi 258.450 sono quelle già consegnate ad oggi. Quelle previste per il vaccino Moderna, sempre fino a febbraio, perché dal 1 marzo in poi è una grande incognita, ancora non sappiamo né quantitativi né tempi di spedizione, per Moderna sul totale previsto di 63.900 ne sono state attualmente consegnate 13.002. Questo è un dato che è già aggiornato alla riduzione al ribasso che è prevista per la settimana prossima e annunciata negli scorsi giorni dal commissario per l'emergenza, che ha anticipato che Moderna, come è successo per Pfizer nel 18 maggio, quello che ha comportato un rallentamento della campagna, per la settimana prossima avrà una lieve flessione sulle consegne per l'Italia, flessione che verrà compensata con quello che verrà consegnato a marzo. Questo è solamente valido per Pfizer e Moderna. Tutto quello che è AstraZeneca sappiamo che dovrebbe arrivare da qui al primo trimestre, quindi entro il 31 marzo, in tre consegne, a metà febbraio, il primo di marzo e a metà marzo, per un totale previsto, ma è un dato che va verificato, di circa 260-270.000 dosi. Questo è solo per fare lo spaccato di quello che è la gestione di una macchina complessa, come diceva il Presidente, che è dietro, al di là di tutti gli algoritmi e i sistemi, a delle persone e che è gestita quotidianamente da tutti i soggetti che a qualunque titolo ci lavorano. Penso da chi gestisce impeccabilmente le farmacie ospedaliere, che approvvigionano di vaccini, a chi li somministra, che organizza la campagna. Finisco con i numeri per dare uno spaccato anche delle fasce di età, visto che se ne è parlato. Attualmente noi abbiamo somministrato, qua non parlo, attenzione, di persone che hanno completato il vaccino, non parlo di percentuali di copertura di popolazione, parlo di percentuale sul totale delle vaccinazioni fatte destinate a queste fasce di età. Per esempio, noi abbiamo, e mi piace sottolineare questo aspetto, che evidenzia una maggiore attenzione per le fasce più fragili, le fasce di età più estreme, rispetto al dato italiano, noi abbiamo una
quota rilevante di dosi somministrate a persone dai 70 anni in poi. Quindi il totale delle dosi che noi abbiamo somministrato per il 16% circa, il 15,7% per la precisione, è stato somministrato a queste fasce di età, a fronte di una percentuale nazionale che è di poco superiore all'11%. Quindi questo dimostra forse un'attenzione a quelle che sono le età più estreme, che si traduce anche in una attenzione rispetto al dato nazionale per gli ospiti delle strutture sanitarie, sociosanitarie territoriali, che hanno ricevuto il 17% delle nostre dosi a confronto di un dato nazionale che è di poco sotto al 10%. Questo è solo per dare una panoramica di quello che è lo stato dell'arte della vaccinazione, della campagna di vaccinazione. E permettetemi di dire anche che se non avessimo un sistema di monitoraggio quasi istantaneo, un sistema informatico per monitorare in tempo reale la campagna di vaccinazione, non avrei potuto dare questi dati aggiornati alle 12 di oggi. Infatti il mio intervento oggi è stato richiesto apposta per fare una panoramica di quello che è il nostro attuale sistema informativo che supporta la gestione, il coordinamento e il monitoraggio della campagna di vaccinazione. Quindi io partirei con una breve presentazione sintetica e poi sono a disposizione per delle domande o chiarimenti su quello che è l'attuale sistema che supporta la campagna di vaccinazione. Un sistema che per noi non è nuovo, nel senso che il sistema è un sistema informativo anagrafe vaccinale regionale. Questo è il nome, che è un sistema unico a livello regionale, il SIAVR, che tutte le aziende ULS usano a partire dal 2009, quindi poco più di 10 anni, e che gestisce e consente di gestire tutte le fasi della vaccinazione. Vado in ordine logico e anche cronologico, dalla gestione del magazzino agli inviti, quindi alle convocazioni, all'invio del promemoria, alla gestione dell'anamnesi, quindi della raccolta delle informazioni cliniche del soggetto che si presta a essere vaccinato. Ha integrato tutto lo storico delle vaccinazioni, nel senso che questo sistema dal 2009 ovviamente è andato a sostituire, al tempo erano 21 sistemi diversi per ogni ULS, unificando tutto in un sistema unico regionale, e che ha recuperato ogni singola vaccinazione anche fatta prima della sua nascita di come sistema unico. Il sistema consente ancora la registrazione ovviamente delle somministrazioni, consente la registrazione di tutte le reazioni avverse, interloquendo direttamente con i sistemi preposti alla farmacovigilanza. Ancora consente di produrre il certificato di vaccinazione e consente di trasmettere i dati anche a quella che è l'anagrafe vaccinale nazionale, allo sviluppo della quale il Veneto ha dato, lo evidenzio, un notevole contributo che a regime mi risulta dal 2018-2019, l'anagrafe nazionale. Aggiungo alcuni dettagli sul software a livello generale, poi qualche parola su come è stato adattato allo sviluppo di quella che è la campagna di vaccinazione in corso anti-Covid. Intanto mi preme dire che è un software che è di proprietà intellettuale della Regione del Veneto, e che è stato già concesso in riuso ad altre realtà italiane che evidentemente ne hanno apprezzato la validità. Penso prima di tutto alla Lombardia, alla Sardegna, ma anche alcune ULS dell'Emilia Romagna, mi risulta Bologna, Parma, penso alle province autonome di Trento e Bolzano, mi risulta anche l'Umbria, la Sardegna forse l'ho già detta. È un software che è integrato con l'anagrafe regionale, l'anagrafe unica regionale, quindi consente tra le altre funzioni un'identificazione certa del soggetto che viene vaccinato. Ho già detto che è centralizzato e questo non è scontato nel variegato mondo della sanità, è un sistema unico, identico per tutte le aziende ULS. Naturalmente la titolarità dei dati è di ogni singola azienda, la regione vede dati aggregati utili per l'elaborazione come quelle che vi ho presentato oggi. E fondamentale è la possibilità di avere un monitoraggio in tempo reale di tutte quelle che sono le dosi che vengono somministrate, con tutti i dettagli e l'analisi del caso. Questa è la situazione generale. Ovviamente per la campagna di vaccinazione anti-Covid c'è stato qualche adattamento di questo software, ma la scelta che abbiamo voluto fare è stata quella di una scelta in continuità con questo modello organizzativo e con questo software. Le motivazioni sono tante, le principali sono queste. Intanto è una campagna che è cominciata il 27 dicembre, ma dalle prime stime tutto il sistema, lo dico, che è fortemente concentrato con le energie verso la prevenzione di contagi, ricoveri e decessi, ma tutto il sistema si stava attrezzando per una campagna che doveva partire
a metà gennaio o a fine gennaio. Poi tutto è stato anticipato e per fortuna è stato tutto anticipato a partire dal 27 dicembre, perché comunque la vaccinazione è l'arma più utile che ci traghetterà fuori dalla pandemia. Quindi noi, in un momento in cui abbiamo avuto questo grande anticipo della campagna di vaccinazione, sapendo che è uno strumento che da più di 10 anni è utilizzato abitualmente per tutte le vaccinazioni da tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale, ci è sembrato naturale percorrere strade di comprovata efficacia, già conosciute, già sperimentate, già attuate quotidianamente da tutti gli operatori del Servizio Sanitario Regionale. Per questo la scelta è stata fatta, per garantire una continuità con quello che era un modello organizzativo che gestisce e che supporta la campagna di vaccinazione, qualunque campagna di vaccinazione. Quest'anno abbiamo dovuto fare numeri molto più alti con tempi molto più ridotti, quindi ci è sembrato naturale percorrere strade di comprovata efficacia per il modello veneto. C'è stato qualche adattamento di questo software. Faccio un esempio: ovviamente questo era un software in uso ai servizi di igiene e sanità pubblica, quindi delle aziende ULS. Per questa prima fase di vaccinazione, questa prima fase della campagna, che ha interessato, come sapete, anche le strutture ospedaliere e anche tutte le strutture sociosanitarie territoriali, le case di riposo e tutti i contesti di comunità per i soggetti fragili, abbiamo voluto mettere in condizione, adattando questo sistema e concedendolo anche a chi abitualmente non fa vaccinazioni, penso agli ospedali, penso all'RSA. Per dare uno strumento più facile di gestione è stata creata un'applicazione per il telefonino apposta, in modo da poter vaccinare e registrare tutte le vaccinazioni nei contesti che ho detto. Questi sono gli aspetti principali, e c'è un ultimo aspetto e sul quale magari spendo due parole, che è, prima ho detto che c'è una comunicazione costante con l'anagrafe vaccinale nazionale. C'è anche una comunicazione, questo rientra sempre nella parte così di adattamento specifico di questo software alla realtà attuale, c'è una comunicazione periodica, quotidiana, con il portale nazionale dove sono registrate tutte le vaccinazioni anti-Covid, che è il portale che tutti consultiamo e che viene aggiornato a partire dal 27 dicembre. E ecco, fin dal primo giorno, dal pomeriggio, dalla sera di quella domenica 27 dicembre, se non avessimo avuto un software già pronto non avremmo comunicato assolutamente nulla a quel portale nazionale. Ovviamente ci sono stati tempi di sviluppo diversi. Il portale, noi inizialmente veniva comunicato, tra virgolette, manualmente, giorno per giorno, ogni sera, con l'invio dei dati al portale nazionale. Da adesso il nostro sistema comunica in automatico, dal 18 gennaio in particolare, adesso che è pronto il sistema nazionale, comunica in automatico 3 volte al giorno. Quindi ogni 3 volte al giorno, alle 12, alle 16, alle 22, il nostro sistema manda i dati delle registrazioni fatte al portale nazionale. Perché dico questo? Perché questi sono i tempi con cui noi trasmettiamo. I tempi di aggiornamento del portale nazionale non sono così fissi, e questo potrebbe spiegare a volte qualche temporaneo disallineamento tra quelli che sono i dati che mandiamo noi e quelli che risultano sul portale nazionale. Mi evidenzio questo aspetto perché è fonte di tante domande quotidianamente anche ai nostri uffici. Quindi i tempi di aggiornamento non sono perfettamente allineati. Basta che il portale nazionale sia pubblicato un minuto prima del nostro invio delle 22, che è quello che finisce la giornata, e noi, i nostri dati non sono visibili e lo saranno nel primo aggiornamento della mattina dopo. Scusate, mi sono dilungato su questo aspetto di dialogo, ma visto che oggi era dedicato appunto al sistema informativo, volevo spiegare anche come il nostro sistema informativo dialoga col sistema nazionale. E ho un secondo per dire che stiamo studiando, come anticipato ieri il Presidente, qualche soluzione digitale che non sostituisca questo sistema, che è valido e che ci ha permesso e ci permette di fare e di garantire i numeri che ho detto prima, ma che consenta probabilmente di integrare qualche funzionalità, completando qualche funzione. Penso per esempio a modalità per aumentare l'adesione alla campagna, soluzioni digitali per rinforzare eventuali persone che non si presentano o per raggiungere a target mirati che abitualmente magari non sono l'oggetto diretto della nostra campagna di vaccinazione. Quindi stiamo pensando a soluzioni digitali che vanno non a sostituire ma a integrare, completando le funzioni, questo che è un sistema che per noi è di comprovata efficacia.
Io ho esaurito quello che è una panoramica sul sistema informativo. Perfetto. Io al momento ho ricevuto la richiesta di Filippo Tosatto. Prego. Sì, una domanda facile. In febbraio, nel corso del mese di febbraio, ci ha detto arriveranno, mi pare, circa 192.000 dosi. Ricordiamo a tutti che sappiamo bene ormai che per fare un vaccino ci vogliono due dosi. Ieri il direttore Flor, nella sua franchezza da Montanaro Trentino, ha detto: al ritmo di 25.000 dosi la settimana non andremo lontano. Non le sembra che la scarsità oggettiva di vaccini renda improbabile il rispetto dei tempi che sono stati dati? Nel senso che io continuo a rimanere stupito dai traguardi che vengono indicati. Coprire la popolazione entro autunno, coprire le fasce a rischio entro l'estate, e dall'andamento reale, cioè dai numeri che sono numeri minimali. Naturalmente non si può inoculare quello che non si ha, su questo non c'è dubbio, però se c'è una difficoltà di fornitura, se c'è un ritardo di consegne, forse sarebbe bene che la gente venisse messa a conoscenza del fatto che si slitterà probabilmente. C'è già stato un primo slittamento nelle fasce di popolazione, ce ne saranno altri, però forse sarebbe bene farlo presente con franchezza, insomma. Non si può inoculare quello che non si ha. Sì, naturalmente il totale di dosi previste, ma non solo, anche il ritmo con cui vengono fornite, la frequenza con cui ci arrivano, è la principale limitante della nostra campagna. Ma anche il fatto attualmente di non avere una base solida da marzo in poi su come programmare, sicuramente ci costringe ad essere elastici su quello che è lo sviluppo della campagna. Sicuramente noi, appena cominciato il 27 dicembre, e poi progressivamente dal 30 dicembre, non l'ho detto prima, ma noi le prime dosi della fornitura ordinaria, a parte l'anticipo del 27, sono arrivate il 30 mattina, e il 30 pomeriggio abbiamo già avviato la campagna di vaccinazione. Poi a salire siamo arrivati i primi giorni di gennaio, scaldando i motori, avendo un ritmo che portava anche a 8.000, 8.500, 9.000 vaccinazioni, parlo di dosi somministrate al giorno. Poi naturalmente l'imprevedibile riduzione delle forniture annunciata dal 16 al 18 gennaio si è vista anche graficamente nelle nostre elaborazioni, con un rallentamento forte della campagna. E adesso, avendo una previsione un po' più solida di quello che ci dovrebbe arrivare, infatti stiamo riprendendo quantomeno con numeri che sono sovrapponibili, e anche le due curve sono praticamente sovrapponibili al dettaglio tra quello che era la prima dose e la seconda dose. Naturalmente sì, ma come dice lei, l'incertezza sulle forniture è quello che ci costringe ad essere elastici, ma era tutto preventivato che fosse un piano che è nato il 22 dicembre formalmente e che giorno per giorno viene riadattato. Naturalmente io confido che negli incontri che abbiamo formalmente una o due volte a settimana, ma anche informalmente quotidiani con la struttura commissariale per l'emergenza, speriamo di avere notizie su quello che dovrebbe arrivare da marzo, che ci permette di consolidare e mantenere il cronoprogramma che ci siamo dati e che comunque è in totale allineamento con quello che sono le priorità di livello nazionale. E anche quelle sono in continua evoluzione. L'incontro che c'è stato poco prima della conferenza parla appunto del proseguo della campagna. Però siamo elastici per capire, e la principale limitante è la fornitura e il ritmo della fornitura di vaccino. Siamo elastici, ok. Perfetto, allora io ho ancora Alda Vanzan, poi se non ci sono altri colleghi che intendono intervenire chiudiamo. Grazie. Buongiorno dottor Mongillo, le faccio delle domande tecniche. Quindi, se noi abbiamo ricevuto dall'inizio della campagna vaccinale circa 190.000, arrotondo 190.000 dosi, e ne sono in arrivo altre 190.000 per febbraio, ne abbiamo 380, diciamo 400.000. Queste bastano solo per il personale fase 1A oppure fase 1A classe 40 e qualcos'altro? Allora, la fornitura di Pfizer che noi abbiamo avuto
è stata tarata sul target della prima fase, quella che abbiamo chiamato la fase 1A, quindi operatori delle strutture sanitarie e operatori ospiti delle strutture sociosanitarie territoriali. Tutto quello che noi avremo di Pfizer e Moderna dall'inizio della campagna fino a febbraio sono 470.000 dosi di vaccino. Okay. Forse prima l'ho detto velocemente, ma i numeri sono 402.000 di Pfizer e 64.000 di Moderna, dosi teoriche che dovrebbero arrivare destinate al Veneto fino al 28 febbraio, di cui già arrivate 260 più 13.000. Okay. Quindi questo serve per coprire, poi stiamo parlando ovviamente di adesioni che ipotizziamo al 100%, quindi stiamo stimando come se tutti gli aventi diritto aderissero. Questo consente di coprire la fase 1A e di avviare le fasi successive, che sono quelle degli ultra ottantenni. Allora, fase 1B, cioè ultra ottantenni. Le USL stanno mandando le letterine. Sì. Caro signore di 80 anni, vieni lunedì prossimo alle ore X nel tal posto a farti vaccinare. I vaccini Pfizer, soprattutto Pfizer, devono essere conservati a una temperatura molto bassa e devono essere anche manipolati. Quindi quando viene aperta una fialetta bisogna avere 6 persone per inoculare 6 dosi, corretto? Bene. Ecco, se almeno 6 dosi, sì. Cioè anche più di 6? Le indicazioni tecniche parlano di almeno 6 dosi. Ci sono casi in cui si è riuscito a trovare anche senza nessuna penalizzazione una settima dose e questo è coerente con le indicazioni tecniche internazionali e nazionali. Quindi sì. Voi avete 6-7 persone? 6. 6. Se per caso uno non si presenta, avete la sesta persona di scorta? Ma allora sì, la programmazione viene fatta in modo da, allora a parte che i soggetti che partecipano, che sono coinvolti nella fase 1B, chiamiamola, gli ultraottantenni, vengono convocati per coorte di nascita, quindi noi settimana per settimana sappiamo qual è il bacino di utenza atteso e quindi sappiamo quali sono le persone che devono essere vaccinate. Non è mai una programmazione che viene fatta scongelando le singole dosi millimetricamente e identiche alle persone che arrivano, c'è sempre un margine di sicurezza che consente di gestire, come tutte le campagne, anche degli imprevisti. Poi abbiamo delle dosi, è vero che il meccanismo e la catena di conservazione del vaccino è particolarmente complessa rispetto ad altri, penso a Pfizer che ha gli ultracongelatori a meno 80 gradi, ma anche è Moderna che anche quello ha ultracongelatori a meno 20 gradi. Ma non esiste una scadenza nel giro di minuti del vaccino che è stato preparato, abbiamo dei margini di sicurezza che ci consentono che le dosi non vadano sprecate. Mentre invece per AstraZeneca lì dobbiamo aspettare le indicazioni, prevenzione a Regione Veneto, governo, per capire chi si vaccinerà. Nel momento in cui avremo queste indicazioni di massima e quindi sapremo chi sarà chiamato, 18-55 anni, voi avete pronto un piano dove chiamare la gente, dove andranno a farsi vaccinare, sarà in ospedale, sarà nelle US, ce l'avete già questo piano, ce lo potete illustrare o è sì, prematuro? Certamente no, abbiamo già gli elementi fondanti di questo piano, ma che normalmente abbiamo varie soluzioni che dovranno essere adattate a seconda delle decisioni che verranno prese, anche tecniche di utilizzo di questo tipo di vaccino. Allora, intanto non sappiamo esattamente quanto ce ne arriva, quindi noi stiamo stimando un utilizzo sui numeri che vi ho detto prima, che parla di 260.000 entro il primo trimestre, quindi si presume dalla settimana prossima, entro fine marzo. 260.000 dosi entro il 31 marzo sono quelle destinate al Veneto. Okay. L'Italia ne riceverà 3.400.000. Il Veneto ne riceverà l'8,18%, adesso vado a memoria, ma dovrebbe risultare circa quel numero. Okay. Il nostro piano, le prime idee del piano che stiamo costruendo, dipenderanno ovviamente dalle indicazioni nazionali di utilizzo di questo vaccino. Okay. E una delle soluzioni che stiamo pensando, ma che come abbiamo già scritto anche alle nostre aziende, è quello di cominciare a vaccinare le prime categorie dei servizi essenziali. Stiamo ragionando, sono ipotesi alternative, non necessariamente esclusive l'una con l'altra, di 6 punti di vaccinazione territoriale, la cui mappatura stiamo completando e che sarà pronta a breve. Di tipo distretti? Aggiungo, sul territorio, sì. Allora, aggiungo una cosa, credo che anche l'incontro che avremo oggi con prima appunto propedeutico delle regioni in preparazione poi dell'incontro politico con commissario Arcuri e ministro Boccia Speranza
sarà anche non solo per capire rispetto appunto popolazione oppure target, quindi suddivisione, ma anche alla luce di quanto è emerso da AIFA, non c'era sabato quando appunto ci siamo incontrati col governo rispetto appunto a AstraZeneca, quindi 18-55 anni adesso dicono anche soggetti oltre, ma che devono comunque essere soggetti sani, che non hanno patologie di un certo tipo eccetera. Credo che oggi si farà chiarezza anche su questo a livello nazionale, perché potrebbe esserci anche in questo caso un elenco o comunque diciamo così delle priorità che vengono date e vengono poi anche rispettate o comunque seguite dalle regioni. In tutto questo si aggiunge anche il discorso, l'abbiamo sempre detto, che noi per AstraZeneca vorremmo, come stanno facendo anche altre regioni, utilizzare anche e avvalersi della collaborazione dei medici in medicina generale, che quindi potrebbero poi o utilizzare i centri vaccinali che ogni USL ha individuato, oppure insomma altri contesti. Però siamo in attesa, mi dicono che li stanno chiudendo in questi giorni, quindi aspettiamo di un accordo nazionale uniforme per tutto il paese. Mi dicono che stanno discutendo proprio in questi giorni con le sigle sindacali nazionali proprio per chiudere questo accordo. In questo caso sarebbero messi in campo anche i medici di medicina generale per la vaccinazione con AstraZeneca. Se posso aggiungere un dettaglio tecnico su AstraZeneca che abbiamo appreso nell'incontro col Ministero che si è chiuso pochi minuti prima di entrare in questa sala stampa, e pare che abbia un calendario di somministrazione un po' più flessibile degli altri due vaccini, nel senso che sono due dosi, ma la seconda dose potrà essere somministrata tra un mese e tre mesi dopo la seconda dose. E risulta, però sono cose che dovranno essere verificate, che l'efficacia possa essere maggiore mano a mano si arrivi a più distante dalla prima dose, quindi verso questo il termine, quello più lontano di questo arco di tempo che ho detto. Questo potrebbe cambiare radicalmente anche un po' le scelte organizzative di immunizzazione delle persone. Posso fare un'altra domanda, dottor Mongillo? Com'è che scegliete se inoculare ad un operatore della sanità o a un anziano Moderna o Pfizer? È casuale? No, non è casuale, perché sono assolutamente farmaci sovrapponibili come efficacia. Quindi non è, mi chiarisco, non sono intercambiabili, nel senso che chi inizia il vaccino con un primo farmaco lo completa col medesimo vaccino, quindi non sono intercambiabili, ma come profili di efficacia sono identici. Quindi noi sono entrambi indicati per il personale sanitario e per il personale delle strutture sanitarie e delle case di riposo, e per noi hanno la stessa valenza. Dal nostro punto di vista abbiamo due modelli distributivi del vaccino leggermente diversi. Se Pfizer è allocato in 7 farmacie ospedaliere sul territorio, Moderna, avendo ancora numeri piccolissimi e poco confrontabili, attualmente è in un unico punto di distribuzione, che è la USL Serenissima, e da lì viene distribuito a chi ne fa richiesta. Per noi sono intercambiabili, quindi l'unica variabile tra questi due modelli sono le modalità di approvvigionamento e i tempi di consegna tra un modello che prevede 7 punti di distribuzione e un altro che ne prevede solamente uno, ma sono assolutamente intercambiabili. Noi nella nostra pianificazione infatti parliamo indifferentemente per questa prima fase 1A di Pfizer o Moderna. Michele Rigolosimoro. Buongiorno dottore, io volevo capire una cosa. Mi pare di aver intuito che non c'è la stessa velocità da parte di tutte le aziende sanitarie, perché i medici hanno spedito diverse lettere sia ai commissari delle aziende sanitarie sia alla regione, dicendo ci sono delle realtà come l'azienda ospedaliera di Padova che deve ancora finire di vaccinare i medici, per esempio tutti i neurologi sono ancora scoperti, e delle altre aziende come l'USL Serenissima che sta vaccinando addirittura anche tutti i tecnici esterni, quelli che fanno parte di agenzie di consulenza per servizi addirittura non sanitari. Quindi a questo punto non era meglio riservare i pochi vaccini disponibili prima, come diceva lei, a tutti i sanitari, piuttosto che cominciare a vaccinare anche quelli che, con tutto rispetto per carità, ma i consulenti che vanno negli ospedali 2 volte alla settimana per un'oretta a vedere se ci sono i detersivi, piuttosto che se la manutenzione delle macchine si fa? Cioè, allora,
se vi ricordate bene, noi abbiamo sempre dato l'indicazione fin dal primo giorno che c'erano poche dose del 27 di soprattutto iniziare con il personale sanitario a rischio, quindi vi ricordate anestesie, rianimazione, pronti soccorsi, terapie intensive, pneumologie, malattie infettive, insomma queste. Quindi noi le indicazioni, poi è chiaro che c'è l'organizzazione interna di ogni singola, però le indicazioni che sono sempre state date sono quelle comunque soprattutto dei sanitari, quelle in prima linea. Sì, assessore, ma se io sono, adesso prendo l'esempio dell'USL di Venezia perché ieri abbiamo appurato questo, se io sono a capo della gestione dell'USL di Venezia e vedo che avanzo vaccini e a Padova o ancora a Padova per dire a Treviso, insomma in qualsiasi altra azienda sanitaria, vedo che i medici sono ancora scoperti, prima di dare migliaia di vaccini a gente che non c'entra niente con la prima linea, magari se c'è una ridistribuzione intelligente posso darli a Padova per vaccinare i neurologi piuttosto che i pediatri, piuttosto che, capisce, questo non si capisce effettivamente, perché bisogna dare la precedenza a gente che non è neanche dipendente del servizio sanitario pubblico ma è dipendente di agenzie esterne e lasciare scoperti dei medici che vanno nei reparti Covid a fare consulenze e terapie, mi pare un'assurdità. A me non risulta che ci siano medici scoperti, però verifichiamo, cioè a me non risulta che ci siano medici, quindi sanitari che lavorano in ospedale o comunque eccetera che siano scoperti, ci possono essere medici che non hanno aderito subito e hanno deciso di aderire dopo, però verifichiamo. Hanno mandato delle lettere anche alla regione, questa è la prima cosa, la seconda posso provare a dare anche una risposta su questa prima? Sì, volevo capire se c'è una ridistribuzione tra virgolette intelligente come chiedono i medici oppure se ogni USL fa quello che vuole dei propri vaccini, perché allora abbiamo capito il 9% di operatori non sanitari doveva finire. Ma allora, io credo che questo problema, che lei dice anche evidenziato, è reso ancora più evidente dalla forte riduzione di vaccino che noi abbiamo avuto a metà gennaio. Se ricordate, noi abbiamo avuto, con un preavviso di 24 ore, 48 quasi, il meno 53% di quello che era previsto. Okay? Quindi, naturalmente, abbiamo avuto delle realtà e delle velocità diverse anche di vaccinazione tra le varie URSS, ma tutte queste vaccinazioni sono partite in un contesto che faceva presumere di avere i vaccini sufficienti per vaccinare tutto il personale non sanitario ma delle strutture sanitarie, tutti quelli che sono a rischio. Questa è un'indicazione che è avvenuta più volte anche a livello nazionale, di arrivare a vaccinare tutti quelli che operano nelle strutture sanitarie. Poi, con velocità diverse, con scelte organizzative diverse, c'è chi ha fatto partire prima alcune popolazioni e alcune altre. Una volta che il vaccino si è ridotto per una settimana del 53%, che ci ha costretto anche a rallentare e a congelare tutto quanto, abbiamo dovuto smettere con aprire a nuove somministrazioni, nuove dosi, e concentrarci esclusivamente sul chiudere le vaccinazioni già aperte. Quello non avremmo potuto sbagliarlo, quella fase là, avremmo dovuto chiudere con i tempi previsti. E quindi al 3 gennaio, siccome è congelata la situazione, se avessimo avuto i vaccini previsti probabilmente questi discorsi non sarebbero neanche nati, perché tutti avrebbero avuto il loro vaccino e non sarebbero stati posticipati a una fase in cui poi la fornitura si è ripristinata. Io credo che sì, che se questi problemi ci sono stati enfatizzati da questa imprevista e brusca riduzione che ha costretto a concentrarsi sul chiudere le seconde dosi e facendo spostare in avanti quelli che erano sicuramente diritto, erano già stati convocati, ci risulta, nella prima dose, ma che sono stati posticipati a causa di questa riduzione. Ma sicuramente noi già dal lunedì 8 febbraio, dall'8 febbraio, riapriremo e ricominceremo con le prime dosi. Questa settimana serve ancora per chiudere le seconde dosi. Sì. Dalla prossima andremo a completare tutti quelli che non sono stati, per cause non sempre dipendenti da noi, coinvolti nella prima fase della campagna. Perfetto. L'ultima cosa rapidissima, dottore, mi scusi, ho capito il discorso che ha fatto l'assessore Lanzarin, cioè che adesso ci sarà a livello nazionale una sorta di calendario per capire se ci siano delle priorità per i vaccini AstraZeneca, però quando lei mi diceva adesso stiamo pensando, eventualmente ci stiamo ragionando se cominciare con le categorie essenziali, ecco, per voi le categorie essenziali, come dire, prioritarie sono le forze dell'ordine, sono gli insegnanti, sono gli studenti, come stanno ragionando di fare alcune regioni, quali sono i primi delle categorie essenziali secondo voi? Sì,
c'è una discussione, posso rispondere io, c'è una discussione, abbiamo parlato anche stamattina, c'era anche la dottoressa Russo, c'è una discussione proprio per cercare di capire, perché ci sono delle indicazioni che arrivano anche a livello mondiale sui piani di sanità per quanto riguarda il rischio, quindi i settori che dovrebbero essere quelli, insomma, da mettere in sicurezza prima, eccetera. C'è poi un'esigenza anche legata appunto a circolazione delle persone, a chi può essere il soggetto che può trasmettere maggiormente il virus, e c'è poi questa interlocuzione anche a livello nazionale, quindi è una discussione per quanto ci riguarda ancora aperta. Credo che in un paio di giorni avremo sicuramente una determinazione più chiara. Grazie. Io non ho altri colleghi che hanno chiesto di intervenire, quindi possiamo chiudere qui. Grazie a tutti e ci rivediamo domani. Buongiorno. Conferenza stampa del governatore Zaia, come avete sentito, ha parlato anche il dottor Mongillo sulle vaccinazioni e sulla campagna vaccinale. Il governatore ha detto: la curva clinica dei ricoveri da Covid-19 in Veneto è inspiegabile rispetto a quelle solite, con un'ascesa repentina e un crollo drastico. Un crollo che è tutto davvero da spiegare, dice, al di là delle restrizioni che ci sono state. Per quanto riguarda i contagi, sono 1858 le persone ricoverate in area non critica, mentre sono 211 in terapia intensiva. Attualmente, ad oggi, diciamo, le persone positive in più questa mattina solo sono 274 nel Veneto. Per quanto riguarda l'R Conti, dice, non ci dovrebbero essere grandi sorprese, venerdì dovremmo rimanere in zona gialla perché l'R Conti non è assolutamente salito, ma anzi sta scendendo. Per quanto riguarda invece la crisi di governo, dice, noi, il governatore dice, noi siamo responsabili ma non fino alla follia di andare sul crinale del burrone, il nostro segretario approfondirà. Fra l'altro Mario Draghi ha accettato con riserva la proposta del presidente Mattarella. Sentiamo ora le parole. Ho preferito l'incarico di formare il governo. Il professor Draghi si è riservato di accettare. Con grande rispetto mi rivolgerò innanzitutto al Parlamento, espressione della volontà popolare. Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga unità e con essa la capacità di dare una risposta responsabile e positiva all'appello del Presidente della Repubblica. Scioglierò la riserva al termine delle consultazioni. Dunque le avete sentite le parole di Mario Draghi, poi dovrà tornare al Quirinale per sciogliere questa riserva. Ora noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicità e il meteo. Ok, adesso andiamo. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Benvenuti al meteo. Si mantiene più o meno stabile l'anticiclone nella giornata di mercoledì 3 febbraio, tuttavia non mancherà qualche occasionale disturbo, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto il sole in questa giornata non si farà molto vedere, il cielo risulterà alquanto nuvoloso e coperto con nubi basse diffuse e nebbie che localmente risulteranno fitte e persistenti un po' per tutto l'arco appunto della giornata. Nel pomeriggio tuttavia non si escludono isolati piovaschi in genere di debole intensità. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra lo 0 e i 4 gradi, valori massimi invece tra i 5 e i 7 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, qui lo stesso scenario con cielo alquanto grigio e con nebbie in pianura. Col passare delle ore saranno possibili delle piogge a carattere sparso. Temperature minime comprese tra lo 0 e i 7 gradi, valori massimi invece sui 6-10 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui molte nubi dappertutto, senza precipitazioni. Sui settori settentrionali invece potremmo avere maggiori parentesi soleggiate.
Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 9-10 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Benetton, centro assistenza tecnica per caldaie a gas, condizionatori e termoregolazioni. Dal 1976, al vostro servizio con professionalità e cortesia. Rieccoci nuovamente in studio, siamo sempre in diretta. Ora parliamo di un tema diverso. 2021, lavoro, reddito e pensioni. Lo facciamo insieme a Paolino Barbiero della CGIL, che è qua in studio con me. Buongiorno. Buongiorno. Poi collegati dovremmo avere Sara Pasqualin, buongiorno. Buongiorno, e Monica Giomo. Non mi sentono? Monica? Non ho l'audio. Mi sentite? Sì, io sì. Sì. Ah, perfetto, perfetto, non li sentivo più, perfetto. Allora, la prima domanda a Paolino Barbiero. Insomma, situazione del governo sicuramente non facilita, parliamo di temi fiscali, che cosa pensa su un governo che adesso in questo momento deve essere riformato, quindi slitta un po' tutto? Beh, innanzitutto questa crisi è una crisi pesante perché noi come sindacato avevamo intrapreso un percorso su una serie di temi che sono quelli che ha citato anche Mattarella nella conferenza stampa dell'altro ieri. Adesso c'è Draghi che è stato incaricato e lo fa con riserva, però già questa mattina i mercati internazionali hanno visto Milano fare il 2,5% in più e lo spread si è abbassato di 20 punti. 20 punti in meno vuol dire minori interessi da pagare sul debito pubblico, il 2,5% in più vuol dire soldi che puoi mettere a disposizione di tutti i problemi che abbiamo, compreso i vaccini, certo, da comprare, da redistribuire, tutte le cose che abbiamo sentito. Ricordiamo poi c'è lo sblocco delle assunzioni, sì, che è un argomento che poi... Lo sblocco dei licenziamenti. Dei licenziamenti, sullo sblocco dei licenziamenti. Che... Diciamo, il primo segnale è positivo. Se poi guardiamo le dichiarazioni dei politici che rappresentano i vari partiti, i segnali sono negativi. Certo. Perché continuano con la stessa solfa che abbiamo visto fino adesso. Cioè, questa è la dimostrazione plastica che i partiti sono falliti, sia chi stava al governo sia chi sta all'opposizione, perché chi sta all'opposizione non deve dimenticarsi che ha governato un anno e mezzo e poi è fallito anche loro, ok? Ecco. Sono saltati anche loro, quindi credo che la devono smettere di meravigliarsi uno dell'altro e devono fare quello che ha indicato Mattarella, anche perché o trovano come partiti all'interno del Parlamento gli accordi, certo, e quindi la mediazione è l'arte della politica e quindi l'affermazione della democrazia, altrimenti si sta scivolando verso l'anarchia e un passo dopo la dittatura. Ora noi stiamo festeggiando anche i 110 anni e l'anno prossimo siamo nel pieno del biennio rosso e della marcia su Roma del 1992. La storia non si ripete mai uguale, ma può ripetersi nel contesto, quindi dobbiamo stare attenti. Sentire Renzi che ancora la sta smenando, i grillini che si stanno spaccando, la Meloni che butta il cappello per aria, il PD che non sa che pesci pigliare, credo deve preoccuparci molto. Per fortuna ho sentito che Draghi dice da subito sentirò i partiti e i corpi sociali, i corpi intermedi, quindi sindacato, categorie economiche, perché forse noi che siamo quelli che viviamo direttamente i problemi delle persone, che si rivolgono a noi, che hanno perso il lavoro perché sono contratto a termine, che hanno paura di perderlo quando si sblocca i licenziamenti, certo, che comunque anche se sono in cassa integrazione prendono poco meno di 1000 euro e il mutuo corre, non c'è una riduzione sul mutuo piuttosto che sulle tariffe, perché poi alla fine sentiamo che delle volte si dà voce giustamente ai commercianti, ai baristi e tutto quello che ci va dietro, ma dobbiamo ricordare che ci sono anche milioni di lavoratori che devono pagare le bollette, acqua, luce, gas, mantenere i figli, avere più costi e devono vivere con 800 euro quando gli va bene, se i soldi della cassa integrazione arrivano subito. Quindi c'è un grande problema. Questo paese ha un tumore diffuso che è la pandemia e stanno qua a cincisliare su queste cose che il popolo non capisce. Speriamo che Draghi sia in grado davvero di fare quel salto di qualità, sapendo che poi chiederà anche dei sacrifici e dovranno essere in grado in Parlamento di capire che vanno fatti e vanno fatti con equità.
Ecco, ieri il Presidente Mattarella ha detto, insomma, l'Italia si trova in un momento storico davvero difficile, non solo da un punto di vista sanitario, ma da un punto di vista anche economico e finanziario. Abbiamo citato lo sblocco dei licenziamenti, che sarà un argomento importante da discutere, perché si sa quello che può avvenire, l'abbiamo anche detto nelle alcune settimane. Guardano, io sono molto convinto di questo, l'ho detto anche Mattarella, non lo possono fare, qualunque sia il governo devono tenere il blocco dei licenziamenti, se no c'è una bomba sociale. Quindi, ecco, questo era... sarebbe una follia, che lo faccia la destra, che lo faccia la sinistra, che lo faccia il centro, è una follia pensare di togliere il blocco dei licenziamenti. Cosa significherebbe? Il blocco va mantenuto. Va mantenuta la cassa integrazione, vanno rifinanziate anche tutte quelle casse integrazioni, certo, che sono state introdotte per tutti quei settori scoperti. E questa sarebbe anche un'occasione, se ci fosse la politica con la P maiuscola, anche di armonizzare tutti questi strumenti. Certo. Perché se fossero armonizzati, molto probabilmente anche i flussi di pagamento sarebbero più semplici. Ecco, io volevo dire ai telespettatori che vogliono chiamare per poter parlare con Paolino Barbiero o con Sara Pasqualino o Monica Giomo, lo possono fare allo 0422, lo vedete in sovrappensione, 162-6764. Paolino Barbiero, parliamo di lavoro, reddito, pensioni, in un momento davvero difficile questo, anche con questo momento di stallo del governo che dovrà quindi ricominciare, che cosa può accadere? Beh, può accadere quello che dicevo prima, cioè se non ci sono i rifinanziamenti degli ammortizzatori sociali, noi ci troveremo molte persone che invece avere quel minimo di reddito, che è comunque alla soglia della povertà, scenderà appunto nell'area della povertà. Tra l'altro poi costringendo le istituzioni locali, quindi i comuni e tutti quelli che operano nel territorio, a farsi carico di questo problema, che si aggiungerà a tutte le questioni sociosanitarie, perché non dimentichiamoci, il virus non è mica sparito, adesso dobbiamo capire, siamo da 4 giorni di nuovo in gialla, abbiamo visto gli assembramenti e io sono molto preoccupato che qualche variante che si chiamerà diverso da quella inglese ci fa ripiombare di nuovo nel baratro. Lo abbiamo visto anche in Inghilterra, anche in altre nazioni dove magari hanno avuto la capacità di vaccinare di più, ma la gente che si infetta e la gente che muore sta continuando purtroppo a crescere. E dentro a questo percorso c'è tutta la nostra preoccupazione per quanto riguarda gli anziani, che è la categoria più colpita. Certo. E tra l'altro abbiamo visto che la parte più consistente di persone che rimangono disoccupati, che avevano lavori precari, sono le donne. Cioè la parte più consistente della crisi sono le donne, ok? E su questo non possiamo più scherzare, cioè hanno scherzato col fuoco, la devono smettere, devono mettersi all'interno di quel Parlamento che sono stati eletti sì dal popolo, da una parte e dall'altra, ma il popolo chiede che ci siano risposte ai problemi e non possono loro usare i problemi per fare campagna elettorale, loro li devono risolvere sia che siano l'opposizione sia che sia il governo, mettendosi d'accordo, cioè usare l'arte della mediazione politica per affermare il valore della democrazia. Poi sul lavoro magari la Sara sarà più precisa perché segue tutte le categorie e quindi tutte le situazioni di difficoltà che stiamo comunque gestendo nel territorio. Ecco, appunto, chiedevo proprio questo a Sara Pasqualin, difficoltà molte, tante, un po' in tutte le categorie. Io non la sento. Deve aprire il microfono. Sara, dovresti aprire il microfono. Scusate, Eccoci qua. Siamo talmente abituati a usare questa tecnologia che poi ci dimentichiamo i passaggi fondamentali. Certo. Allora, stavo dicendo, effettivamente ci stiamo un po' trascinando dal 2020, alcuni settori stanno portando avanti una situazione che è iniziata ovviamente con il Covid nel 2020 e hanno avuto un calo di giro praticamente di interessi. Poi ci sono i settori legati principalmente a quelli che nominava anche prima Paolino, quindi turismo, ristorazione, tutta la partita dei servizi, che sono in seria difficoltà e sono quelli che giustamente poi oggi reclamano tutta una serie di ripartenze che non sono dettate dal fatto che appunto le riaperture generano poi confusione e possono generare problemi dalle altre parti. Poi abbiamo comunque tutta una serie di settori, e questo i dati
da una parte ci confortano che comunque hanno operato e lavorato nel 2020 e ci sono aziende che comunque hanno generato fatturato, tutta la parte del metalmeccanico, cartotecnica, industria alimentare, e, insomma, ci sono delle aziende, delle realtà che hanno tenuto bene e che comunque hanno generato posti di lavoro. Dopodiché Veneto Lavoro sui dati del 2000 ci dice che comunque tra la chiusura del 2020 e la chiusura del 2019 c'è una perdita di 3.500 posti di lavoro e, come diceva giustamente Paolino prima, se a marzo c'è l'ipotesi dello sblocco sui licenziamenti, si ipotizza una 50.000 posti di lavoro su tutto il Veneto, quindi stiamo parlando di numeri importanti che sicuramente genereranno grande confusione, grandi problemi alle famiglie. Ecco, come CGIL farete qualcosa? Perché insomma lo sblocco dovrebbe avvenire a fine marzo, se non sbaglio. Che cosa farete come CGIL? Beh, noi innanzitutto stavamo facendo tutta una serie di ragionamenti con il governo precedente per tentare di tenere che non ci fosse quella cosa lì, nel senso che di evitare il più possibile, anche facendo un ragionamento appunto sulle casse integrazioni e quant'altro a supporto dei settori, perché per noi è un danno sociale importante, veramente genererebbe un'ulteriore perdita di posti di lavoro, genererebbe una grandissima problematica sociale anche per il territorio di Treviso. E adesso vediamo, questo governo tecnico che sta per nascere, bisognerà capire che linee politiche, che tecniche applicherà. È ovvio che la CGIL, come tutte le altre parti sociali, certo, vogliono essere coinvolte nel percorso. Poi io rimango allibita che comunque il 30 di aprile c'è la scadenza anche della presentazione dei piani per il recovery plan e ovviamente anche lì parliamo di risorse economiche che sono fondamentali per il nostro paese e per il mondo del lavoro. Tutto questo slitterà fino a quando, insomma, non ripartirà il nuovo governo? Intanto vediamo come si muoverà con la tenuta anche politica, perché poi il Parlamento è politico, il governo può essere tecnico di alta profilazione, come dice Mattarella, però è ovvio che bisogna capire la tenuta politica e bisogna che ci sia responsabilità da parte di tutti i soggetti politici in questo momento. Da parte nostra, come abbiamo sempre fatto in tutto l'anno 2020 e come abbiamo sempre fatto nei 110 anni della storia, insomma, almeno della CGIL trevigiana, staremo sui contenuti di tutti i progetti che arrivano e diremo la nostra. È ovvio che bisogna trovare delle soluzioni che diano tranquillità e che ci traghettino anche per tutto il 2021, perché comunque il Covid ad oggi non è sicuramente una cosa che risolveremo nei primi mesi del 2021. Ci dovrebbe essere solo la pubblicità. Ci fermiamo un attimo e poi torniamo in studio. Rieccoci nuovamente in studio, in diretta, stiamo parlando di lavoro, reddito e pensioni 2021. Io volevo chiedere a Monica Giomo, ci sono delle scadenze fiscali ed è il momento della presentazione dell'ISEE. Sì, siamo ripartiti con un gennaio 2021 che ci ha visti come CAF, in particolare CGIL, proprio presi un po' d'assalto, nel senso che se già nel corso dell'anno 2020 abbiamo riscontrato un aumento molto consistente di cittadini che si sono rivolti ai nostri sportelli per presentare l'ISEE, nel 2021 abbiamo visto che questo trend sicuramente ci porterà ad avere un anno molto intenso e con numeri che ancora aumentano rispetto a quelli del 2020. Il motivo è presto detto, un po' anche la situazione che hanno descritto sia Paolino e anche Sara, si traduce questa, diciamo, descrizione in necessità per i nuclei familiari di chiedere tutti quelli che possono essere i benefici economici, naturalmente,
ovviamente, che vengono messi a disposizione. Quindi una parte li conosciamo da vecchia data, insomma, perché si ritrovano di anno in anno, come gli sconti ad esempio sulle bollette di luce, gas e acqua, di cui magari poi diremo anche la novità del 2021, ma abbiamo visto nel corso del 2020 che effettivamente sono stati inseriti nelle varie manovre altri bonus che chiaramente come diciamo strumento base vedevano l'ISE per il loro ottenimento. Ecco, già nel 2021 abbiamo riscontrato, come dicevo, da gennaio un grosso afflusso di utenza che ci chiama per prenotare appunto l'appuntamento questo sarà sicuramente, come dicevo, un trend assolutamente in aumento. Noi siamo un po' preoccupati però, perché il servizio, noi lo ribadiamo sempre, è un servizio gratuito che noi eroghiamo ai cittadini. Questa gratuità nasce da una convenzione a livello nazionale che è siglata dall'INPS con tutti i CAF d'Italia. Chiaramente quindi ci sono... Prego. No, vai pure avanti. Ci sono appunto questi fondi messi a disposizione per coprire la prestazione erogata dai CAF. Naturalmente è stato, come tante altre voci di spesa a livello nazionale, destinato una certa somma, okay, per far fronte a questo servizio. Noi siamo preoccupati perché nella legge di bilancio 2021 di fatto non è stato previsto nessun aumento rispetto a questa somma messa a disposizione per erogare in gratuità il servizio. Però dall'altro canto invece abbiamo visto un aumento di quelli che sono i bonus che possono essere richiesti appunto attraverso la presentazione dell'ISE, tra cui uno che tanto abbiamo sentito insomma nominare e che attendiamo un po' con insomma trepidazione è il famoso assegno unico per i figli fino ai 21 anni, dai 7 mesi ai 21 anni. Chiaramente più benefici vengono erogati con la necessità di presentare l'ISE, maggiori sono i nuclei familiari, quindi aumentano chiaramente i soggetti che hanno diritto o che perlomeno provano attraverso l'ISE a richiedere dei benefici. Quindi siamo un po' preoccupati e confidiamo insomma che monitorando l'aumento proprio di questi appuntamenti, certo, ISE e della crescita delle DSU che vengono poi predisposte, insomma a livello nazionale il consorzio in particolare della CGL si sta adoperando e sta monitorando per far sì insomma che non si arrivi poi anche vista la situazione a trovarci noi a dover magari chiedere un compenso per la prestazione che andiamo a derogare, perché non sarebbe proprio opportuno insomma vista la situazione in cui dobbiamo aiutare, certo, piuttosto che chiedere soldi. Monica, la interrompo un attimo perché abbiamo una telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Si è perso. Niente, non riusciamo buongiorno. Più. Buongiorno, pronto? Ecco qua, la sento adesso. Pronto. Buongiorno. Buongiorno. Volevo parlare con Barbiero. Perché la pensione di gennaio... Okay. Mi hanno dato l'aumento, no? Del 13 euro. Però ho capito qual è il problema. C'è un problema sulle pensioni. Sì, qual è la domanda, quindi? E anche di mia moglie. Sì. Di 17 euro. Sto mesi qua e hanno tolti. Cos'è... Ho capito. Perfetto, adesso le faccio rispondere subito. Davvero. Allora, da inizio di quest'anno le pensioni sopra i 15.000 euro hanno cambiato il sistema di tassazione IRPEF, cioè prima applicavano le aliquote da gennaio a novembre, poi a dicembre facevano il conguaglio e normalmente la pensione di dicembre, che includeva anche la tredicesima, era più bassa perché c'era il conguaglio. Quest'anno invece da gennaio hanno adottato un sistema che è uniforme, per cui ci sono molti che si troveranno a gennaio e tutti gli altri mesi con qualche euro in meno per effetto di questo meccanismo. Chiaramente a dicembre non ci sarà il conguaglio, quindi sostanzialmente la somma annuale resta invariata, c'è solo
una distribuzione diversa. Poi su questo, il mese di gennaio e il mese di febbraio è sempre un mese complicato rispetto all'anno precedente, perché ci sono le addizionali IRPEF comunali e ci sono quelli che sono andati in pensione l'anno prima che non hanno avuto l'addizionale applicata, perché si applica sul reddito del primo anno della pensione l'anno dopo. Su questo però noi consigliamo sempre, perché abbiamo in tutti i nostri uffici dei pensionati delle persone preparate che fanno il controllo delle pensioni, se uno ha dei dubbi di fissare l'appuntamento e venire da noi, perché abbiamo anche questo progetto che si chiama diritti inespressi, cioè verificare la pensione per vedere dove ci sono degli errori e metterli a posto. Penso per esempio alle persone che dovrebbero avere la quattordicesima, che l'INPS deve fare in automatico, che però delle volte per una serie di meccanismi che non funzionano dentro ai sistemi informatici, delle persone non hanno la quattordicesima. Se viene da noi, certo, verifichiamo che ne ha diritto, chiediamo la ricostituzione, gli viene data, e se ci sono anche degli arretrati, prende gli arretrati. Ho fatto l'esempio della quattordicesima, ma lo potrei fare sugli assegni familiari, che anche i pensionati ne hanno diritto se rispettano determinati criteri, e tutta una serie di altre situazioni. Per cui noi questo servizio agli iscritti allo SPCGL lo facciamo gratuitamente, siamo presenti in tutte le 18 sedi, se avete dei problemi chiamateci. Ecco, questo è l'appello di Paulino Barbiero, di recarsi da loro per avere tutte le informazioni possibili senza magari rimanere nel dubbio. Vale la pena insomma informarsi fino in fondo. No, ma anche perché fino a 4-5 anni fa l'INPS mandava a casa a tutti i pensionati il tagliandino con la pensione, che adesso non mandano più a casa per risparmiare soldi. Quindi per averlo, o sei capace di usare gli strumenti informatici attraverso lo SPID, perché adesso tutti purtroppo noi sappiamo che gli anziani fanno fatica. Ma no, ma io ho visto anche i giovani. Anche okay? Giovani. Poi non è proprio così tutto semplice come la spiegano, perché un conto è sapere usare, accendere e spegnere il computer, l'altro conto è conoscere tutte, certo, le icone, tutti i sistemi e come entrarci. Però anche qui noi diamo un supporto, insomma, vengono, certo, da noi, gli diamo una mano a fare la procedura in posta o in altre strutture dove vogliono andare a farsi lo SPID, e per le prime volte li aiutiamo, poi c'è sempre qualche familiare che impara e dà una mano. Purtroppo si va verso quella direzione, e anche se le persone hanno 80-90 anni devono imparare a farlo. Io vedo persone che sono preoccupate con lo SPID, ma vedo che magari a 90 anni vanno in Facebook, e quindi come vanno in Facebook possono andare anche sullo SPID, basta insegnargli le quattro procedure. Ecco, noi abbiamo un minuto e mezzo prima della pubblicità. Io volevo chiedere, e volevo tornare poi anche su Monica quando parlava dell'ISE, perché la gente continua a chiedere: ma cosa bisogna portare, qual è la documentazione che serve per poter compilare l'ISE? Magari se riusciamo proprio in un minuto a spiegare quali sono i documenti da portare. Allora, spiegare i documenti è un po' difficile perché sono effettivamente un po' tanti. Cerchiamo di descrivere che cosa è l'ISE. È una dichiarazione in cui vanno inseriti i redditi e i patrimoni di tutti i soggetti che compongono il nucleo anagrafico della famiglia. Ricordo che i redditi sono quelli dei due anni precedenti, quindi oggi siamo nel 2021, i redditi devono essere utilizzati quelli del 2019. I, certo, patrimoni invece sempre al 31/12/19, quindi questo è fondamentale. L'elenco chiaramente è un po' lungo, però noi abbiamo fatto in modo chiaramente di agevolare chi si rivolge a noi. Nel sito www.cgltreviso.it, nella sezione CAF, perfetto, si trova l'elenco completo di tutto ciò, perfetto, che serve, oppure se ci si, perfetto, presenta presso i nostri sportelli lo consegniamo. Monica, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, ancora in diretta, sono le 14.32. Dovremmo avere una telefonata. Sì. Buongiorno, da dove chiama? Siamo da Oderzo. Da Oderzo, dica pure. Io volevo domandarle se è giusto che il datore di lavoro paghi ogni mese la tredicesima invece di darla tutta a dicembre. Ah. Il settore dei trasporti, chi li sa sapere? È il settore dei trasporti, lei?
No, no. In che settore lavora? In ristoranti tipo. Ristoratori? Pasticceria. Pasticceria. Esattamente. Le faccio rispondere. Paulino Barbiero. E tu Sara, faccio io. O Sara? Beh, sì, sì, può essere, nel senso che alcuni datori di lavoro, per evitare di avere il carico della tredicesima a fine anno, cercano di spalmarlo nel corso dell'anno. Generalmente però si fa un accordo con i dipendenti, certo, almeno nelle aziende. Non è che è una decisione unilaterale da parte del datore di lavoro, quindi... Ecco, questo è quello che probabilmente chiedeva il nostro telespettatore, nel senso che probabilmente non c'è stato questo accordo e lui si è trovato spalmato nei mesi la tredicesima. Bah, la cosa che posso suggerire a questo punto è che faccia un salto alla categoria di riferimento, che per noi è la FILCAMS, che segue il settore, e proviamo a capire... Può essere sulle piccole realtà, ne abbiamo tanti casi di lavoratori o lavoratrici che arrivano qui e ci fanno queste domande. È ovvio che di fatto tecnicamente il reddito non dovrebbe avere modifiche, perché comunque io vado a spalmare la quota sulle 12 mensilità invece che avere un'unica mensilità di tredicesima alla fine dell'anno. In alcune aziende questo ragionamento c'è, poi si fa sempre il passaggio in assemblea con i lavoratori e si spiegano bene le dinamiche e si prova a trovare l'accordo. In questo caso specifico io consiglierei al lavoratore, visto che è Oderzo, di recarsi alla sede di Oderzo nella permanenza della FILCAMS e provare a sottoporre la domanda al funzionario. Benissimo, io vedo qua invece un manifesto, lo facciamo girare a Paulino Barbiero, se riusciamo a farlo vedere. Giro verso la telecamera. Eccolo, verso la telecamera, quindi di qua, la 1, eccolo qui. Dunque, leggo, oggi come allora, dalla parte del lavoro. Di chi è che vuol parlarmi di questo? No, io dico due parole, ecco. Poi è la Sara che sta seguendo tutto. Nel senso, io ho avuto... da segretario generale della CGIL l'onore di festeggiare i 100 anni della CGIL di Treviso. Adesso la Sara, Mauro, quelli che hanno la direzione della CGIL hanno l'onere e l'onore di festeggiare i primi 110 anni. Abbiamo preparato un calendario che dura tutto l'anno, molto importante. La prima iniziativa sarà venerdì in diretta a Facebook e presenteremo anche quello che è successo durante tutti questi anni, insomma dal 1911, da quella domenica dove si è costituita la CGIL di Treviso, su un locale messo a disposizione dal comune di allora e che per farci partire ci ha donato 25 lire. Siamo partiti da là e siamo arrivati a quello che siamo adesso e che rappresenteremo bene durante tutto il 2021. Diciamo che sostanzialmente anche negli ultimi 10 anni, nonostante le crisi che ci sono state, siamo un sindacato che sotto l'aspetto della tutela individuale e della tutela collettiva siamo cresciuti. Siamo cresciuti come iscritti, siamo cresciuti come risorse presenti nel territorio, nelle diverse sedi per dare le risposte. Poi sappiamo perfettamente che abbiamo talmente tanta domanda che delle volte non riusciamo a rispondere e quindi abbiamo anche delle critiche. Le critiche noi chiaramente le prendiamo per buone e ci stiamo impegnando per tentare di risolvere, perché chiaramente a noi non dispiace non dare delle risposte quando non riusciamo a farlo in modo anche umano, perché fino là arrivi. Quindi ci stiamo attrezzando, la Monica prima diceva, dell'aumento delle domande dell'ISEE. Abbiamo già tutti i calendari pieni fino a febbraio e magari la gente chiama e gli dice che gli fissi l'appuntamento a marzo e si arrabbia, ma noi abbiamo già inserito 10 persone per fare questo. E anche ne trovassimo altre 3, il problema è che devi trovare quelle che sono in grado di elaborare l'ISE, che è una pratica complicata. Certo. Ne stiamo formando di nuovi, quindi ci sono anche questi scostamenti tra quello che vorremmo fare e quello che riusciamo a fare. Però siccome stiamo crescendo di iscritti e se la gente continuerà a iscriversi a questo sindacato, alla fine noi daremo valore aggiunto in termini di risposta collettiva e individuale a tutti i cittadini trevigiani. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Da Conegliano. Da Conegliano. Dica pure. Sì. Volevo domandare, per la 14ª hanno diritto quelli che non prendono sotto i 1000 euro? Sì. Sì. Avere più di 64 anni e prendere meno di 1000 euro.
A posto, aveva altro da chiedere? Cioè, la quattordicesima come pensione non bisogna prendere più di 1000 euro al mese. Scusi. 58 anni, allora non rientro. No. 64 anni ho detto prima. Ah, ho capito. Niente. Grazie, grazie della chiamata. Niente, grazie a voi, grazie mille. Grazie a lei. Grazie. Stiamo parlando adesso di varie iniziative, di una serie che iniziano, mi pare che di aver sentito venerdì, Paulino Barbiero. Sì, venerdì. Ecco, Sara, cosa ci puoi dire di queste iniziative? Venerdì che cosa accade? Beh, venerdì faremo appunto la partenza, quindi festeggeremo assieme a tutte le nostre sedi nel territorio questi 110 anni, perché proprio la data storica è il 5 febbraio del 1911. Ci sarà un percorso storico, come diceva Paulino, che abbiamo elaborato in collaborazione con l'Istresco, e poi ci sarà anche un ragionamento rispetto a quello che è il ruolo del sindacato ad oggi, con appunto un dibattito tra il segretario generale della CGIL regionale Christian Ferrari e il professore dell'Università di Trieste, che è Paolo Feltrin. Dopodiché l'anno è molto ricco, nel senso che proprio per questioni di Covid, del fatto che comunque alcuni eventi dovremmo gestirli online, e per la volontà comunque di fare un percorso della storia della CGIL, ma anche del presente della CGIL a 360 gradi, ci saranno altri 6 eventi spalmati nel corso dell'anno, legati comunque a tutto quello che sono gli argomenti che la CGIL tratta. Quindi festeggeremo il 5 marzo con la giornata delle donne, abbiamo praticamente programmato questa presentazione del libro di Serena Dandini, che è La vasca del Führer, che racconta la storia dell'emancipazione di questa giornalista fotografica nel periodo del fascismo, diventata famosa proprio perché il giorno in cui praticamente Hitler si suicida, lei fa il bagno dentro la vasca del Führer nel Terzo Reich. E dopodiché avremo tutta una serie di giornate, avremo anche il professor Barbero, storico, per un appuntamento di aprile, avremo una rievocazione storica con uno spettacolo teatrale per il 13 luglio, che è la giornata appunto dell'assalto a Treviso, il 13 luglio del 1921. Ci saranno delle giornate di attività in piazza con tutte le categorie, tutti i servizi della CGIL. Rievocheremo noi abbiamo sempre ogni anno festeggiamo la settimana degli archivi storici, presenteremo un estratto, appunto l'archivio, un lavoro dell'archivio di Maria Marconi, che è stata una funzionaria della scuola, una sindacalista della CGIL scuola in CGIL, e poi chiuderemo su novembre con una giornata dove si guarderà il futuro della CGIL, quindi un po' tutte quelle che sono le attività legate alla fase di rinnovamento e innovamento che stiamo portando nella CGIL, ma che facciamo quotidianamente con tutta la contrattazione, le assemblee nelle aziende, e le permanenze, ed appunto tutelare individualmente e collettivamente i lavoratori. Io ho cercato di farlo molto in sintesi, perché ci sarà occasione durante l'anno di parlarne. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Pronto? Buongiorno, da dove chiama? Chiamo da Sarnede, provincia di Treviso. Sì, buongiorno, dica pure. Volevo fare una domanda. Io da giugno che sono in pensione, 2020, e ho sempre preso la pensione normale. Gennaio e febbraio mi hanno tolto 70 euro e 70 euro. La pensione rimane questa o mi ritornano i soldi là? Credo che rimangano quelle, perché quando sei andato in pensione non hai pagato l'addizionale comunale, ok? No. Sì. Perché la fanno sul reddito dell'anno precedente, quindi a gennaio cominciano ad applicarti l'addizionale. Adesso bisogna vedere il comune di Sarmede che aliquota ha, però qualcosa torna, perché c'è il meccanismo che dicevo prima, cioè su quei 70 euro in meno c'è la parte di addizionale che prima non c'era, ma c'è anche quella parte di maggiore IRPEF che hanno spalmato sui 12 mesi e che prima invece toglievano a dicembre, perché se tu vai a guardare la pensione di dicembre del 2020 hai avuto meno di quello che hai avuto gli altri mesi, proprio perché c'è stato il covaglio. No, sempre uguale, sempre uguale.
Vabbè, sulla tredicesima, perché il conguaglio lo hanno fatto e quindi sono i conguagli. Sono i conguagli, ok? Però sì, anche sì, qua, sì. Non, siccome i conguagli li fa il sistema informatico, può anche essere che l'algoritmo delle volte sbaglia. Noi, per esempio, controlliamo le pensioni e fatto 100 pensioni controllate, sul 20% troviamo degli errori, ok? Quindi un controllo delle pensioni va sempre fatto, tanto più che, per esempio, quando l'INPS eroga la pensione, nella prima fase la fa provvisoria, perché delle volte le aziende non hanno ancora comunicato tutti i dati di chiusura dell'anno e l'INPS manda via subito la pensione, perché io ricordo una volta la pensione ti arrivava 5-6 mesi dopo, adesso per fortuna, fatto salvo alcune situazioni critiche, nel giro di un mese o due la pensione arriva, perché delle volte la fanno in via provvisoria, poi quando arrivano gli ultimi uniemens, che sono le comunicazioni che le aziende fanno con le ultime retribuzioni, rifanno i conguagli. In questo caso io consiglio sempre, vai a Vittorio Veneto, la sede CGL, abbiamo due brave signore che sono in grado di controllarti la pensione. Sì, lo conosco bene. Bene. Quindi secondo lei qualcosa recupero o secondo lei sono quelle della pensione? Sì, secondo me sì, perché appunto c'è la parte dell'IRPEF che viene spalmata, quindi sì, bisogna fare una verifica. Okay. Va bene. Grazie mille. Arrivederci. Io volevo tornare invece un attimo da Monica Giomo, che parlava prima di nuovi bonus, se ne aveva citato uno in particolare. Sì, quello che ci aspettiamo con luglio 2021, ossia l'assegno unico. Di fatto io ricordo che ad oggi manca ancora il decreto attuativo, quindi non possiamo dare delle informazioni per certe. Queste informazioni che io do, chiaramente si parla nella legge di bilancio di un assegno unico che è composto da due parti, una parte fissa e una parte variabile, che sarà appunto quella che andrà applicata sulla base dell'ISE, ma ancora non si sanno le soglie ISE, non si conoscono, quindi dobbiamo comunque attendere il decreto attuativo. È chiaro che questo nuovo strumento dovrebbe in qualche maniera va a riformare quello che sono gli aiuti verso la famiglia per quanto riguarda l'ambito dei figli, che ripeto è un assegno che spetta alle famiglie con bambini dal settimo mese, quindi ancora quando è di fatto insomma in pancia, a quando ha 21 anni. E noi chiaramente quello che possiamo fare da qui a luglio è quello di dare sostegno ai cittadini per la compilazione dell'ISE e quindi di fatto prepararsi a avere in mano questa attestazione, quindi questo foglio sostanzialmente di carta, dove viene riportato a seguito di un calcolo, ripeto, fatto sui redditi e patrimoni di tutti i componenti in nucleo familiare e che potrà, diciamo, servire non solo per poter ottenere eventualmente l'assegno unico relativo appunto ai figli, ma anche per poter accedere a qualsiasi altro tipo di sconto in bolletta, piuttosto che eventualmente a benefici vari, anche quelli che nel 2021, grazie appunto alla legge di bilancio, sicuramente sono stati introdotti, come il bonus occhiali, il bonus idrico, tutta la gamma, diciamo, di digitalizzazione, quindi l'acquisto dei PC, tutto ciò che insomma riguarda anche a seguito del Covid, per avere la strumentazione per poter fare questi collegamenti appunto a distanza e da remoto. Quindi è nostro compito, anche attraverso, ripeto, il sito www.cgltreviso.it, di continuare sempre costantemente a tenerlo in aggiornamento, proprio per consentire a tutti di poter entrare e vedere, non appena il decreto sarà chiaramente insomma pubblicato, sapere certo quelle che sono le novità e anche giustamente il tetto di ISE per poter beneficiare di questa quota variabile. Ecco, ricordiamo, adesso c'è una telefonata, però ricordiamo che per poter usufruire di questi bonus bisogna avere l'attestazione dell'ISE. Assolutamente, è fondamentale, e quindi come diceva Paolino prima, sì, noi proseguiamo in questi mesi dando chiaramente spazio a tutti i cittadini con i tempi, ripeto, che come sottolineava Paolo, insomma le persone sono 10 ma sono diventate, dall'inizio dell'anno erano 10 e posso già confermare che siamo a 32 aggiunti rispetto alla struttura fissa, e quindi insomma è nostro compito dare chiaramente a tutti i cittadini il servizio. Ripeto, se qualcuno chiama e chiaramente fa presente che ha una scadenza imminente all'interno del mese, assolutamente è nostro compito fare in modo di potergli gestire la pratica senza alcun problema, insomma, rispetto alla sua scadenza. Grazie, c'è un'altra telefonata, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? Da Trevigliano. Buongiorno, dica pure. Niente, volevo parlare con uno dei... sto guardando la televisione. Sì, sì, dica pure, faccia pure la domanda. Io ho un reddito superiore ai 20, ho 21.000 euro di reddito. Sì. La moglie ha 70, fa 70 anni, 69 quest'anno, no, quest'anno, a giugno fa 70 anni. Ha 14 anni di contributi solo perché dopo ha dovuto guardare i bambini, i figli, così via. Lei ha diritto di qualcosa? Pronto? Paoli, sì, sì, sì. Sì, no, no, Paoli, ho capito, adesso capito. E le risponde cioè, Paolino Barbiero. Messa così, no, perché bisognava avere 15 anni di contributi. E quindi all'epoca sarebbe stato utile fare la richiesta di versamento dei contributi volontari, perché con 15 anni di contributi volontari a 65 anni avrebbe percepito la pensione minima. Quindi non avendo quell'anno non salta niente, anche perché il suo reddito è, non so se è netto o lordo quello che lei diceva. Ah, no, ho fatto l'ISE e mi dà 21. Quindi vuol dire che se, vuol dire che se l'ISE dà 21 il suo reddito è più alto, anche perché c'è il quoziente familiare, quindi non ha diritto. Purtroppo bisogna vedere se a suo tempo avevate aperto una pratica diversamente i contributi volontari, perché si può ancora agganciare e pagando l'anno che manca può accedere alla pensione, come dicevo prima, di vecchiaia. Il problema è che se non l'ha aperta, per farlo c'è ancora questa possibilità, solo che però la soglia non è più quella dei 15 anni, ma è diventata 20, perché ci sono state le varie riforme che hanno portato a 20 anni il limite minimo di contributi da versare. Però anche qui un conto è rispondere sulla base delle telefonate, l'altro conto è prendere le carte e fare tutte le verifiche. Per esempio abbiamo trovato delle persone che avevano 14 anni e poi non era inserita la maternità. Inserendo la maternità sono andati a 15 e hanno percepito la pensione. Quindi è sempre l'eterno discorso, fissi un appuntamento, venga nei nostri uffici dello SPI che gli facciamo un vestito su misura. Bene, la ringrazio intanto. Andiamo quindi avanti. Parlavamo prima dei bonus e parlavamo di un bonus acqua. Sì, dopo passo alla Monica. L'ATS, che è l'Alto Trevigiano Servizi, ha deliberato la settimana scorsa, molto in sordina devo dire, quindi tutti i sindaci hanno deciso che oltre ai bonus nazionale che c'è sull'acqua, che ha due soglie, si aggiunge un bonus provinciale. Lo si aggiunge adesso stornando una quota di soldi già pagati nel 2020. Il punto è che hanno stabilito che bisogna presentare le domande entro il 15 di marzo e l'abbiamo saputo a inizio della settimana scorsa. Il 15 di marzo è domani. Noi, come tutti i CAF, abbiamo già i calendari pieni. Diceva Monica prima, abbiamo anche inserito 32 persone. Allora io sto tentando di provare a chiamare il sindaco di Nervesa Vettori, che è anche presidente, e l'amministratore delegato dell'ATS Treviso, perché devono fare una cosa molto semplice: prorogare almeno di un mese, perché così riusciamo a far sì che quel bonus venga dato a tutti quelli che ne hanno diritto, perché anche avessero fatto l'ISE l'anno scorso, a cui è riferito il bonus, la norma dice che tu devi presentare l'ISE corrente, quelli nel 2021, che magari può essere anche uguale o cambiare di qualche centesimo, ma bisogna farlo. Noi alla fine non è che ci mettiamo di notte o di domenica a farlo, anche perché comunque se lo fai di notte e di domenica devi mettere personale che non c'è. Se c'è questo mese e mezzo in più, almeno noi pensiamo di arrivare fino a fine aprile, diamo possibilità a molte famiglie di accedere a questo diritto. Se no c'è il rischio che ATS faccia anche bella figura dicendo ho messo a disposizione dei soldi e poi non c'è il tempo materiale per avere quei soldi. Quindi è un appello che lancio anche da questa trasmissione per vedere se è possibile fare questo percorso. C'è un'altra telefonata, buongiorno. Poi magari Monica. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sta chiamando da dove lei? Io chiamo dalla provincia di Venezia. Buongiorno, dica pure.
Allora, io e mia moglie siamo due pensionati di 70 anni e abbiamo una figlia in casa che ha 41 anni, che è da anni disoccupata. La devo mantenere in tutto per tutto perché non riesce a trovare lavoro. Siamo anche in una zona da pressa qui in Cavalzerano. Non so, volevo chiedere se aspetta qualcosa, se aspetta la cittadinanza, perché io come pensione arrivo neanche a 1100 euro, mia moglie è 4,99 e poi abbiamo una figlia insieme. Fuori qualche volta aiutiamo se anche lei. Insieme fa parte del nucleo. E la figlia vive con lei? Sì, vive con me da anni, da sempre quasi, certo. Praticamente. Paolino Barbiero. Ho fatto questa domanda perché essendo residente assieme va dentro al nucleo a fare l'ISE, abbatte il coefficiente, ma avendo quelle due pensioni non va sotto la soglia dei 9.000 di ISE che darebbero diritto a prendere un po' di reddito di cittadinanza. Cioè paradossalmente ci sono fior fior di signori che hanno la seconda casa, mandano il figlio che non lavora sulla seconda casa, gli danno la residenza e percepiscono il reddito di cittadinanza, che è una delle cose su cui si stanno soffermando i controlli e che hanno verificato. Quindi è così, cioè, paradossalmente se sua figlia vivesse da sola in una casa in affitto a zero di ISE avrebbe diritto al reddito di cittadinanza. L'ho capito. Ecco, la ringrazio, speriamo di essere stati chiari, insomma. Nel senso che così, certo, non ha diritto, punto. Certo, non la ha deve, diritto, la deve mantenere come l'ha mantenuta fino adesso. Ovviamente riusciamo a capire comunque, insomma, le difficoltà. Siccome a 41 anni, provare a vedere anche attraverso i servizi sociali del comune se ci sono possibilità, certo, di fare degli inserimenti su determinati lavori anche congrui, come si dice, alle capacità che ha la figlia. Ecco, ovviamente capiamo le difficoltà delle persone, perché insomma le pensioni sono quelle che sono ed ovviamente insomma mantenere un'altra persona con pensioni così, insomma, sicuramente si è in difficoltà. Anche perché insomma, a sua volta, se non lavora, quando sarà anziana, che non ha più i genitori, cioè, certo, non ha contributi versati, non ha pensione, quindi rischia di vivere di stenti, certo, per cui chiaramente la soluzione migliore sarebbe quella, certo, di spingere e che attraverso appunto anche i servizi possa sociali trovare qualcosa. Possa trovare un lavoro, insomma, a 41, certo, anni. Torniamo a parlare dei bonus. Sì, volevo integrare quello che, sì, ti stava dicendo Paolino, perché, sì, proprio stamattina, lo dico anche a Paolino stesso, ho ricevuto una chiamata e una mail scritta da parte di un assistente sociale qui, insomma, di un comune vicino alla nostra sede di Villorba, la quale mi dice che ha parlato con una persona però telefonicamente di ATS. Io ci ho provato, ci ho parlato, però la risposta mi è stato detto che i comuni sono gli enti che devono contattare ATS per avere una risposta in merito a questo, e quindi i comuni con cui noi collaboriamo chiaramente hanno fatto questo passaggio. C'è stato risposto che per ottenere questo diciamo sussidio, questa liberalità 2020 per l'acqua, è necessario avere l'ISE 2021, quindi quello rinnovato, però visti i tempi stretti è possibile presentare la domanda anche utilizzando l'ISE 2020. Questo è quello che ci è stato risposto. I comuni chiaramente nei loro siti hanno pubblicizzato e stanno pubblicizzando la cosa in questi giorni, però giustamente i tempi si sono molto stretti, a prescindere che si utilizzi l'ISE già fatto, perché magari non c'è il tempo, uno arriva due giorni prima, gli compiliamo la domandina, però come sottolineava Paolino, giustamente il tempo è comunque poco quello per poter fare la domanda, ok? Quindi se eventualmente ATS che sta seguendo, insomma, si fa promotore di allungare questa tempistica, magari più persone hanno diritto a questa liberalità aggiuntiva al bonus acqua nazionale. Tra le altre cose, ATS ha comunque diciamo aumentato la soglia da 16.000 a 20.000, il tetto praticamente.
poter ottenere la liberalità che va chiaramente insomma a scaglioni e quindi insomma penso poi, sia certo, visto un momento da fare, ecco. Sì. Monica, se posso interloquire, dovrebbero farlo anche Piave Servizi, che è l'altra società che erogò certo l'acqua, perché sì, ci sono due società. Infatti Paolino, perché ATS in realtà Paolino è, cioè, mi permetto di dire, cioè, ha slittato, perché essendo una liberalità 2020 Piave Servizi ha fatto questo passaggio a fine anno, i tempi sono sempre stretti. Io lo dico perché entrambi i gestori danno poco tempo ai cittadini per poter fare la domanda, è questo. E però ATS in particolare quest'anno è arrivato un po' lungo, infatti è andato a finire nel 2021, però la liberalità è 2020. Siamo arrivati al termine di questa diretta, di questa puntata anche con la CGIL. Ricordo, lo ricordiamo, lo rifacciamo vedere proprio un secondo prima, CGIL, 110 anni, volevo chiudere con questo manifesto. Grazie davvero a Paolino Barbiero. Per chi lo vuole è in regalo in Camera Lavoro a Treviso. Ecco. Grazie dunque a Paolino, grazie a Sara e grazie anche a Monica. Grazie davvero per essere stati con noi. Grazie, da pubblicità.